Kopanowski, ecco Panowski, ecco Panowski. Ciao Ciao guys, Panowski, ciao. ciao, ben Allora, arrivato, ben perdonatemi il arrivato. ritardo, ma al cinema è stato un po' un delirio. Sì, tutto a posto? Allora, per tutti, vabbè, tutti ti conoscono, alcuni ti già detto ti stavano aspettando per farti le domande, già stanno tutti Ah, già caldi. sono carichi, lo so, perdonate il ritardo, ma io purtroppo lavoro in un cinema, oggi con i Guardiani della Galassia è stato un po' complicato, ho finito un po' più tardi del solito, però ci sono, dai. Ok, per chi non conosce, vabbè, penso che tutti ormai ti conoscono. Panoschi, sono fiero e contentissimo di averti qua come ospite. È il rappresentante e fondatore Grazie. dei Sorare for Bunnies, è una community fantastica che si estende ovunque sui vari social. E vabbè, se vuoi presentarti tu a tutti, spieghi un po' qual è il tuo, che cos'è che fai, tutti i tuoi progetti che stai intraprendendo, anche quello nuovo che è fantastico del Web3. Ok, un piccolo excursus generale. Allora, per chi non mi conoscesse, sono Panoschi, sono il co-founder di Sorare for Bunnies, che è questa ovviamente community italiana, e siamo la prima Web3 community su Sorare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo iniziando ad utilizzare tutti quegli strumenti cosiddetti Web3. Che cos'è il Web3? Web3 sono. Riguarda tutta quella sfera che concerne in un certo senso la blockchain, no? Sappiamo che Sorare è costruito su una blockchain, quindi Sorare è un gioco Web3. Noi veniamo da quel mondo lì perché avevamo, insomma, abbiamo ancora delle pagine che vengono dal mondo blockchain e crypto. Ci eravamo presi una pausa. Nel frattempo io ho creato Sorare for Bunnies perché avevo iniziato a giocare a Sorare. Ho visto che c'era modo di sfruttare alcune mie, chiamiamole, qualità calcistiche, perché io sono appassionato di calcio minore. In special modo, essendo tifoso dello Stoccarda, quindi già da anni mi occupavo in un certo senso di Bundesliga e Zweite Liga, perché dovete sapere che lo Stoccarda qualche anno fa è anche retrocesso, quindi mi sono ritrovato a seguire anche la Zweite Liga e quindi sono diventato appassionato anche di quei campionati. In più mi piace anche il campionato austriaco, il campionato norvegese di cui parleremo più tardi, mi sto appassionando anche al calcio sudamericano, campionato MLS e ovviamente Corea e Giappone ne sapete più voi di me, quindi io alzo le mani. Per il resto, allora, che cosa dire? Abbiamo già lanciato la piattaforma Zili da un mese. È una piattaforma Web3, appunto, che riesce a mettere in, Vedo se riesco a farla diciamo, in vedere, contatto i se content riesco. creator con la community. Eccola qua, esatto. Che cosa consiste? Consiste sostanzialmente, è molto semplice, una volta iscritti, e ci si può iscrivere in due modi attualmente, o attraverso un wallet, per chi è già pratico di Web3 e blockchain, oppure attraverso Discord. Ci sono queste due modalità, oppure con qualsiasi altro wallet che abbiate, che può essere Coinbase, insomma, qualche Io qua altra c'ho piattaforma. MetaMask. Una volta entrati è molto semplice perché troverete delle quest, cosiddette quest, che sono delle piccole operazioni da fare che possono essere dalla connessione giornaliera, come vedi lì il daily, e ti dà 10 XP. Invitare amici ti dà un altro po' di punti e poi ci sono delle engagement specifici, magari mettere dei like, ricondividere, insomma è una piattaforma abbastanza semplice che serve a appunto tenere la community viva, farla iniziare a interagire con il Web3 e noi abbiamo, Zilia è usata da molte piattaforme che sono sul Web3, molte community, abbiamo deciso appunto di iniziarla a sperimentare, la prima piattaforma che portiamo nella nostra community, ci saranno una classifica mensile. Il primo mese, noi abbiamo iniziato il 1º aprile, è stato quindi già terminato e abbiamo premiato i primi tre della nostra classifica.
La classifica ovviamente è sempre aggiornata in tempo reale in base alle quest che mettiamo poi settimanalmente. E inoltre, abbiamo presentato proprio ieri, collegata con Zili, la nostra, prima Royal Rumble, abbiamo chiamato così la Royal Rumble for Bunnies. Altro non è che Fighissima, eh? una, esatto, è una È modalità fighissima. differente, è comunque una lega privata, sarà una lega privata. Abbiamo spiegato un po' le regole, nel primo commento, molto semplici. Ovviamente, giocheremo con le common. Torneo sarà l'MLS perché ovviamente sarà l'unico torneo che si può utilizzare, con le common, quindi gratuito. Però ovviamente c'è il paletto che solo i primi 20 della classifica di Zili, quindi i primi 20 entro, il 7 maggio, la mezzanotte del 7 maggio, chi rientrerà nei primi 20 parteciperà alla prima Royal Rumble. Poi ovviamente ce ne saranno altre. Ah, ci Come sono funzionerà? io. Sono Tu ci quindicesimo. sei? Adesso Sì, tu hai stavo fatto una bella. guardando la classifica. Hai fatto una bella rimonta negli ultimi giorni e quindi, siccome è ancora aperta fino al 7 maggio, chiunque si iscriverà fa ancora in tempo, insomma, a scalare la Sì, classifica. poi devo dire che le missioni, cioè, sono facilissime. Le trovo geniali perché ti fanno io ti seguo già da un po' di tempo, no? Però grazie alle missioni, per esempio, ho riscoperto qualche tuo video molto interessante. Esatto. Quindi è un modo per farti conoscere e per far conoscere tante cose a noi che ti seguiamo. E È io, anche un cioè, anche po'. se ho un'altra community, ma io sono comunque un tuo follower e sono un tuo appassionato, quindi seguo con Grazie, piacere grazie. Io pure sono un tuo follower. Ogni volta che sei in live, quando posso, abbiamo degli orari un po' differenti. Da quando è che stiamo dicendo che dobbiamo fare sta live? Da Lo so, un però vedi, mesetto? tu lavori la mattina e il giorno, io lavoro dal pomeriggio alla sera e anche la notte, a volte adesso oggi è staccato un po' prima, Beh, quindi meno sì, in male. questo senso per quello sono meno, è meno frequente la mia presenza attualmente, però ci stiamo iniziando a dare una regolata, e avremo una tabella fissa anche noi. Tornando al discorso poi della leaderboard e del torneo, e concludo. Sì. Parteciperanno quindi i primi 20 all time nella prima Royal Rumble, quindi ancora aperta e potete partecipare. Come funzionerà? Partirà dalla Game Week 371, quindi tra due Game Week, torneo MLS, quindi vi dicevo Common, e ci sarà una soglia di 300 punti. Chi farà meno di 300 punti sarà eliminato. Chi sarà invece più, chi farà più di 300 punti o 300 punti esatti rimarrà in gioco fino a quando non rimarrà un unico vincitore, un Highlander che si aggiudicherà una carta limited che sceglieremo e presenteremo a giorni. Mentre a fianco alla leaderboard c'è lo sprint, che è un altro tipo di classifica. È una classifica che ogni volta che apriamo lo sprint, adesso l'abbiamo aperto e sarà in vigore fino al primo di giugno, la mezzanotte del primo di giugno. È una classifica a parte Sì. dove riazzera la classifica generale, ricominciano i punteggi. Quindi anche chi è nuovo ed è entrato da poco potrà partecipare e magari scalarla prima la classifica. E lì ci saranno altri premi. Il primo premio del primo sprint sarà il nostro cappellino ufficiale. Io adesso ne ho uno, che è il nostro Bello cappellino il tuo cappellino. ufficiale. Ne ho altri di altri modelli. E quindi un altro Devo sarà in palio. Per il vincitore dello sprint, È cappellino del cominciata il primo valore. maggio? È cominciato il 1º maggio lo sprint durante la live di presentazione che ho fatto con il mio socio, If I Was Frank, che si occupa di Web3. Durante la live abbiamo aperto lo sprint. E quindi chi ci segue live nel momento in cui ha aperto lo sprint ha più punteggi, quindi anche un modo in più per tenere insomma online e premiare chi è online durante le live. Ovviamente ci saranno altri sprint nel corso del mese, li annunceremo qualche giorno prima sia sul gruppo Telegram o su Twitter. Alla fine che cos'è una piattaforma, come dicevi tu, semplice, però è antipigrizia, perché ovviamente spesso gli utenti vanno un po', no? Sì. Stimolati e questo serve a fare engagement senza stare lì di continuo a ricordare, ragazzi, però lasciate un like, ragazzi. Quindi noi
utilizziamo questo strumento attualmente, che siamo contenti noi che abbiamo dell'engagement, siete contenti voi perché la community ha dei premi, quindi sarete premiati per queste azioni. Sì, infatti ho visto, allora faccio vedere, se qui dovrei trovare i premi che tu hai dato, Sì, eccoli qua, eccoli qua. no? Eccoli qua, e Collesano è in live in cui sta dicendo il ciao Balze Soreir, ciao Belze Soreir, benvenuto, grazie per il follow. Collesano sì, è stato sfortunato perché praticamente è arrivato a pari punti. L'ho Però sentito. il regolamento dice che chi arriva a pari punti poi viene premiato chi l'ha fatte per prima. Le quest, quindi anche in questo caso anche la velocità potrebbe fare la differenza. Io sono arrivato tardi, mia colpa, perché sempre mille cose con la community, con Sì, tutte le cose vabbè, che ma noi l'abbiamo seguo, lavoro. presentata Però già mi sono messo subito in gareggiata, mi sono messo lì e ho martellato. ho visto, Gabriele, fatta una mo, sono bella. problemi tuoi, mo ti prendo. Ma siete belli agguerriti, eh. Ne siete una decina belli agguerriti che vi seguo e mi piace questa cosa. Ti prendo, Ovviamente, Gabriele, non ti preoccupare. un'altra cosa sui premi, permettimi di dirla che sono premi a cui io tengo, non sono premi, non mi piace dare premi un po'. Spesso troviamo nelle giveaway, spesso do anche dei premi scarti, no? Di giocatori che magari o non giocano più, questi invece sono titolari, sono giocatori che avevo io nel mio roster che schieravo fino alla settimana scorsa, e quindi sono giocatori che giocano, sono titolari e attualmente forse non varranno tanto, però consideriamo che io nelle ultime giornate le reward che abbiamo avuto sono molto più economiche di queste qua, eh. Quindi diciamo che sono buone carte, quindi cercheremo sempre di dare buone carte, perlomeno carte che io chiamo bannis, ossia giocatori che magari sono underdog o che magari non sono tanto considerati, ma in realtà sono ottimi giocatori e soprattutto possono magari portarvi dei premi. Sì, anch'io di solito non metto mai scarti, cerco di mettere giocatori che costano Esatto, no, poco, no, ho ma visto, ma che infatti forse hanno una siamo tra buona. i. Siamo tra i pochi, siamo tra le due poche community che regalano molte carte e siamo tra forse le poche community che regalano carte che servano, no? Poi, effettivamente. E anche perché, vabbè, è un po' anche la mia politica, io ho poche carte, tranne i portieri. Poi è qualche giocatore, eccetera, ho tutte carte low cost perché cerco di fare sempre un discorso economico, un discorso se mi vado a Esatto, ricercare un esatto. giocatore che oggi pago 2 euro, ho una probabilità che male, 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 male che mi va, arriva a 60 centesimi, ho perso Esatto. 1,40 euro. Se magari sfonda, gioca bene o semplicemente Esatto, che gioca con continuità, posso fare almeno una plusvalenza, anche perché ormai. infatti ne parlavamo l'altra settimana che sono riuscito ad andare a premio in MLS, ho fatto 25esimo e la mia squadra l'ho Giusto. pagata meno di 25 euro per dire, ovviamente sfruttando il portiere common o un giocatore common, però possiamo dimostrare in questo caso che anche spendendo poco magari si può andare a premi e con quel premio ovviamente ti sei ripagata la squadra e poi continui a giocare, l'investimento sei rientrato e non stai lì a disperarti. Il problema è che Sorare permette ovviamente, essendo un gioco ampio, ci sono tanti giocatori, permette di avere delle opportunità, no? E noi cerchiamo, come fa la tua community, come fa la nostra. Cerchiamo di portare all'attenzione magari di chi o non ha tempo, o magari non segue determinati campionati o non si è appassionato. Tanto c'è la festa del Napoli, complimenti al Sì. Napoli. Io non seguo il calcio minore in questo caso, tra Complimenti, virgolette. complimenti. Complimenti al Napoli per il campionato Ah, no, vinto. complimenti assolutamente. Sicuramente le persone che ci stanno guardando in questo momento non sono tifosi del Napoli. Dato Ah, che ok. aspettano questo momento, praticamente da 34 anni, sicuramente non stanno a guardare noi. Se la rivedranno in un secondo Sì, momento la replica. vabbè, non ci sono Complimenti napoletani al Napoli, complimenti sicuramente. al Napoli, ha fatto un campionato pazzesco, se lo meritava, probabilmente già lo meritava da Sì, tempo. tifosi napoletani che sono tanti in Italia, poi sparsi un po' ovunque anche nel mondo, se lo meritano, dai. Sarà una grandissima festa adesso. Peccato per la Salernitana che gli ha fatto
Le ha fatto lo scherzetto, potevano festeggiare in Ah, vabbè, casa. ma loro leggevo che loro piace ritardare un po' questo piacere, l'attesa e il piacere, quindi se Sì. la sono goduta un Perché bel sono po' di molto tempo. rivali. Lì tra Napoli, Avellino, Salernitana sono tutti rivali, quindi solo lo Sì, c'è una schizzo bella della rivalità tra Salernitana Salerno e deve Napoli Avellino, è vero, è vero. avere. Gabriele addirittura segue la C, ha detto Ma tifo. io pure, vabbè, io sono di Lanciano praticamente, la Ah, Virtus ok. Lanciano fino a qualche anno fa era lì tra B, C, navigavamo in quei campionati, quindi li seguivo spesso, poi vabbè siamo falliti ormai, è finita lì, però attualmente non seguo tanto il calcio italiano, devo dire la verità, Sì. Guarda, io quindi... da quando gioco a Sorè, io sono tifoso dell'Inter e seguo l'Inter ovunque, cioè nel senso sono appassionato, non mi perdo niente. E quindi mi piace il campionato italiano, lo guardo, ma ovviamente con Sorè guardo anche gli altri. Ti Sì, ormai con metto Soler. Belzi intanto ha chiesto di mettere il link, l'ho scritto in chat. Così chiunque vuole si copia il link e lo può utilizzare. Prego, prego, Belze, Sì, lo lo trovate può anche sulla utilizzare nostra pagina Twitter, bello in evidenza nella home, bene. nella Sì, e dashboard. qua su Twitter di... Allora, un attimo che ne approfitto, l'avevo fatto già come qua. Allora, eccolo qua, lo metto un po' qua in evidenza. Certo, grazie. Niente. E in modo tale che chi vuole vi consiglio di andare lì, in modo tale che con tutte le iniziative, eccetera, eccetera, Panoschi le aggiunge, le mette, i premi e quant'altro Sì, lì. Twitter e Telegram sono le cose più aggiornate che ho. Ultimamente sto cercando di aggiornare più spesso anche il Medium, e infatti ho fatto un articolo sui portieri proprio l'altro ieri. Il canale YouTube dove abbiamo la rubrica Five for Bunnies dedicata a diversi campionati, ne ho fatto uno anche sull'Elite Serie, poi ne parleremo. Colesano, se arriva la Serie C, io me lo auguro. Io mi auguro che un giorno, mi auguro che Sorè deve diventare come Football Manager. Cioè, Beh, sì. io voglio prendermi. Ecco, tu c'hai un amico che gioca in Serie C, ti prendi il tuo amico, vai lì e poi lo bastoni quando ti sbaglia un Esatto. rigore, eccetera, prende un brutto voto, non vai a premio per pochi posti, vai là, almeno c'hai già la persona che conosci che devi andare. Il problema Magari. purtroppo è che Sorare con le leghe italiane, già la lega italiana è un po' particolare perché è divisa, lega Serie A è una cosa, Ciao lega Serie Gabriele. B è un'altra lega, lega Serie C è un'altra lega ancora, quindi magari Sorare dovrebbe trattare privatamente con tre soggetti diversi, capito? Sì, Mentre negli anche altri se il campionati non problema è succede. Opta. Il problema è Opta perché mi sembra che Opta non ha la Serie C. Io credo che Opta, come si chiama l'applicazione? Quella lì per vedere i risultati live di quasi tutto il mondo. Allora, SofaScore. Sofascore, sì. Beh, penso che si appoggi anche quella a Opta. Sì, Perché il ho visto che problema non è alcune tanto la cose, serie per B, esempio lì K League, non è soprattutto. proprio live. Esatto, il problema però è pure la serie B, mo, senza passare direttamente alla C in un futuro, ma proprio la B, c'è un altro problema lì perché non ha voluto, insomma, collaborare con Soler, anzi addirittura l'avevano richiamati quando Soler fece la notizia che in realtà era solo la copertura del campionato di Serie B dei voti, loro avevano capito tutt'altro, quindi non c'è tanto attualmente la volontà della Lega di Serie B, ma anche della Lega di Serie A, perché fa un po' fatica, perché a parte le squadre il Milan e l'Inter, che sono affiliate, addirittura il Milan troviamo spesso proprio nei cartelloni durante la partita, le belle scritte Sorer, Ma per esempio l'Inter non le c'è. L'Inter, io perché non mi piace, una di quelle che preferisco meno giocare è l'Amateur Serie A. Non c'è la squadre. Esatto. Juve, non c'è Non c'è la l'Inter, Juve, ma cioè. se non hai la Juve e l'Inter, che sono le due squadre che ho più tifosi in Italia,
È ovvio che facciamo fatica come utenti italiani perché sarebbe molto più semplice magari in quel caso. È ovvio che la Lega di Serie A conosciamo la FIGC e va bene. La Lega di Serie A quindi che è una sua demanazione stiamo messi male. Questo non fa altro che allontanarmi ancora di più, come dicevi tu, dal campione italiano perché ormai Consolare è divenuta la mia attività principale, la mia squadra di riferimento è diventata la mia squadra e quello è anche il bello, no? Indubbiamente. Dell'essere Sossolere, siamo presidenti, direttori sportivi, allenatori, quindi il nostro roster Scout. è quello. L'unica cosa che cerchiamo di fare è che con le nostre community, che collaboriamo un sacco e collaboriamo bene, speriamo di farlo per sempre, cerchiamo di fare scouting e quindi cercare di agglomerare più persone perché c'è veramente il mondo. Nessuno penso che sia così saccente da poter dire che sa tutto di tutti i campionati. No, Quindi no, c'è spazio l'obiettivo è per cercare di tutti. raggruppare più persone che so che, ecco, tu guardi una fascia di campionati che veramente è rarissimo trovare qualcuno in Italia che tratta i campionati che tratti tu. Ecco, Ma c'è sono Gabriele in l'unico chat, pazzo, è vero. È Gabriele che vero. praticamente Allora, tratta la Suer. la Zweite Bundesliga penso sia l'unico italiano che la segue. Sì, poi Già la c'è Bundesliga, già qualcuno la segue in Italia, dai. Ma la sì, Zweite no. no. No, la Liga 2 c'è un altro ragazzo che ho fatto una live insieme, che era ospite di Sebastiano di Calcio e Talenti, che lui vive in Francia, quindi segue di persona la Liga 2. Ecco, No, per è molto esempio, anche tu bello. sei bravissimo in Liga 2, È però molto ecco, bella la Liga 2. Ha un uno ci. sito fantastico, aggiornatissimo. Fanno degli articoli particolari, mettono i gol subito il La Liga giorno 2 è dopo. Insomma, interessante. Ci è molto preparato anche la League 2. E ci sono molte occasioni anche lì. Io, infatti, Ma lì seguo ci un sono po' quasi tutte le occasioni anche della seconde. Serie A. Lì ci sono anche occasioni, vedo più notizie di squadre italiane che sono alla ricerca di giocatori all'interno della Liga 2. Ciao Max, Esatto. che fa cose. Grazie per il follow e ben arrivato Ciao nel Max, canale di grazie. Sorei. E mentre parlando di live, avevamo detto che avremmo trattato principalmente la Norvegia, no? Il campionato norvegese. Per quanto riguarda il campionato norvegese, è coperto da Sorair, ma le squadre hanno lo stesso problema, giusto? Sì, allora praticamente l'Eliteserien ha solo una squadra ufficiale che è il Rosenborg. Aveva, poi in realtà non so neanche se l'hanno rinnovata questa partnership. E quindi praticamente non ci sono tantissimi giocatori. Io poi li ho raggruppati tutti nella mia watchlist che trovate su Sorare Data. Per avere il link basta entrare sul canale Telegram dove ho pinnato tutte le nostre watchlist. E tra cui c'è anche l'Eliteserien. L'Eliteserien più o meno ci sono circa una trentina, massimo 40 giocatori in totale. Quelli validi ancora un po' meno. Non so se da così la trovo, No, forse devi avere il non è link su perché non è watchlist. pubblica. Ah, non è Non è pubblica. pubblica, però se vai sul gruppo Telegram, aspetta, cerco di Vedere. mettere il link. Cerco di linkartelo. Vabbè, non fa niente, Allora. non è un problema, non è un problema. Possiamo Vabbè, andare a poi se sì, prendere il mettere. giocatore, possiamo andare a prendere una classifica un po' più sistemata di quella di Google, magari con più Allora. dati, vediamo un po' con diretta. Ovviamente le watchlist possono vederle, credo solo chi è abbonato a Solar Data. Questa cosa non ho mai capita, perché Sì, alcuni l'ho dicevano scoperto sì. oggi perché sul gruppo Telegram nostro ho fatto un topic in cui mettiamo tutti i giocatori che pensiamo siano forti, che non c'è la carta, ok? Quindi, dato che un sacco di gente sta mettendo un sacco di nomi di vari giocatori, ho pensato di fare una watchlist. Sì, Max che fa cose, praticamente il tuo nome è inconfondibile. Già ti ho visto in altri canali. Sì, infatti, io so che segui tantissimo Sorair. Grazie per aver lasciato il follow e grazie per essere qui. Allora, Allora, ti ho mandato il link. Andrea, mi devi scusare perché già da prima avevi detto devi fare una domanda. Mi sono perso il messaggio. Panoschi ti fa una domanda, Andrea.
Allora, sì, nel frattempo ti ho mandato il link della watchlist in una chat privata, poi se vuoi la puoi Sì. buttare. Allora, la domanda, Jack Duran, vuoi sapere se sarà titolare? Allora, Jack Duran del Binacional, io credo di sì, anche perché non vedo tanta concorrenza lì in attacco al Binational, quindi io credo proprio che sarà titolare. Duran. Ok. Centrocampista, vediamo le ultime partite. L'ultima, ah, perché forse l'ultima Gioca partita non davanti, avrà. Che credo. cosa? Credo che giochi anche davanti. È un centro. A quale te lo mette dietro addirittura? Terzino. Sì. Ah, no, l'ultima non ha giocato perché è stato espulso. Quindi No, ecco, no, se se il no tuo gioca, dubbio sì. Quindi se il tuo dubbio era, Andrea, se il tuo dubbio era perché non l'hai visto l'ultima giornata, che non era proprio convocato, è perché, ecco, era squalificato. Sì, contro il Cenciano è stato sì, esatto. Ecco, per esempio, questo è un campionato che io non seguo. Non, cioè, Il non... Perù anche lì è un po' come l'Elite Sirien alla fine. Ci sono pochi giocatori che vengono prettamente, capito, ceduti dall'estero. Ovviamente o tornano in patria o vengono acquistati e quindi riesci. Qualche squadra c'ha sempre uno o due che sono a carte su hanno la card su Sorare. E quindi spesso puoi trovare delle opportunità, come ad esempio il portiere Miguel Vargas, che ho anche consigliato un po' sul nostro Telegram, che addirittura ha fatto un assist la Ah, scorsa. l'ho visto, Miguel Sì. Vargas del Del Cenciano. sì, cioè portiere che fa l'assist, è Vabbè, fantastico. ha preso 3 gol, quindi gli hanno tolto un po' tu, però No, sì, è un, cioè. diciamo, portiere da soglia economico, perché lo trovate a meno di 25 euro. Cioè, che sfortuna, un portiere che fa un assist e poi prende tre Ma gol, infatti ammunizione. al primo tempo stavano 4-1 per il Cenciano e lui stava sopra i 70, eh. Sì, infatti Poi io credevo, ho visto una foto che girava su un qualche gruppo e pensavo che quello fosse il voto definitivo, invece poi è cambiato, ne ha presi è tre poi. cambiato perché sì, una volta che subisci 3 gol ti tolgono insomma un bel po' di punti, poi ovviamente ha fatto qualche errore anche, vabbè la partita è finita 4-3, quindi non è un portiere ecco da premio, però da soglia, vedi, l'L5, l'L15 di 44, spesso ti riesce a fare una formazione anche con Ok, ecco ok, la tua l'avete watchlist. trovata. Sì. Sì, i giocatori non sono tantissimi, quindi sono una 30, ecco, 36. Tra questi 36 ovviamente ne ho selezionati alcuni che poi andremo a vedere, però in sostanza poi potete filtrarli e trovate sempre delle occasioni, eh. Ovviamente tutti quelli che vedete sono quasi tutti con maglie strane perché vengono tutti dal mercato, dall'ultimo mercato prima dell'inizio del campionato. E io infatti ho fatto acquisti seguendo il mercato, poi sono molto appassionato di mercato, quindi a gennaio ho seguito e ho fatto tanti acquisti, tra cui quelli del campionato norvegese, infatti già ora potrei già rivenderli per dire fare, ho fatto già un per due, un per tre, Beh, lui se non di più è nel caso come di Pettersson, il portiere, che l'abbiamo preso davvero a pochissimo. poi Holtz forse che prima del Vabbè, Olsen mercato è più conosciuto, infatti non l'ho neanche messo tra i consigli perché vabbè, lui è conosciuto a prescindere. è scontato Holtz, Adesso è il anche se 17° totale della classifica degli attaccanti, ma è stato anche terzo, tra secondo e terzo in passato. il prezzo Adesso nonostante siano calati tantissimi i prezzi, ma lui non è calato così tanto, cioè nel è crollato. senso ha No, l'ho. mantenuto Vabbè, botta. perché deve rientrare, non è ancora in formissima. Il campionato poi è iniziato da poco, quindi quasi tutti i giocatori non ancora entrano bene in forma. Alcuni sono già ancora infortunati, alcuni devono ancora conquistare la titolarità.
quindi è ancora in corso, work in progress come campionato. Poche Posso metterla in giornate. chat, il link? Sì, lo puoi mettere, lo puoi mettere. Poi ovviamente solo chi è abbonato a Soler potrà vederlo. La Soler data. Sì, allora, eccolo qua. Okay, ragazzi, mi ho messo in chat il link. Chi è abbonato e vuole vedere l'elenco completo lo può vedere. Sì, rispondo a Belze Sorare, Zubzuk è un buon portiere, esatto. Soprattutto per il prezzo e per le medie. Ultimamente non ha performato benissimo, ma se vai a vedere c'ha delle medie eccezionali. Lui era del Cenciano ed è andato poi al Cajamarca. Guarda il prezzo. 28, una bella media, bella alta. Sì, ha Mamma, che fatto un bel voli. filotto, poi nelle ultime un po' è calato, infatti è sceso anche il prezzo, però aveva fatto un bel filotto. Cioè, con 29 a media ancora 49. Immagina prima quando... Guarda qua, cioè, Esatto. praticamente, tranne quel... Bello, bel portiere. Questo mi piace di questi campionati, il fatto che un portiere del genere in Italia è inaccessibile. No, no, il campionato italiano è troppo costoso per me, quindi spesso con un giocatore che magari anche riserva con quel budget ci compri due giocatori titolari in altri campionati minori. Sì, no, ma assolutamente, assolutamente. Ad esempio c'era Vicario, no? Che si parlava che viene all'Inter l'anno Sì, prossimo. è sceso molto il prezzo, però comunque Gesù perché sarà parliamo di infortunato, ma guarda che prezzo. 70 euro, esatto. Cioè, Cioè ti escono tre portieri da quasi tre portieri. Ti addirittura è al escono primo Hargreaves. 74, il secondo è 148. Questo è successo perché ieri si sono incontrati Notizia, sì. l'Inter, i dirigenti dell'Inter con i dirigenti dell'Empoli. Sembra che il portiere dell'Inter, Onana, vada al Chelsea e quindi lui diventerà il portiere dell'Inter. Ma stiamo parlando di che prezzo stiamo parlando? In confronto all'altro. È ovvio che poi dipende, insomma, se c'è chi piace giocare solo il campionato italiano, chi piace magari, è ovvio che Vicario è un portiere che in futuro sarà il titolare di una grande squadra, anche la Juve lo segue da un bel po' di tempo, un po' tutte le grandi lo seguono, è ovvio che è uno dei migliori prospetti italiani, forse il migliore prospetto come portiere, quindi è ovvio che l'investimento ci può stare pure. Perché quando l'avevo adocchiato io stavo ancora sui 200 euro, quindi Eh sì. però ti ripeto, io preferisco, non lo so, per indole mia non mi piace spendere tanto, soprattutto se ci No, sono neanche io. alternative. Non andrei sia come discorso pure di politica mentale, no? Se Vicario ormai la notizia è uscita, io l'avevo pubblicato su qualche giorno fa sulla pagina e stava sui 40 euro. Ancora dice ok, potrebbe andare all'Inter, ma adesso che ormai la notizia è uscita e che il prezzo è esploso. Ormai è Non ha troppo tardi. senso. Non ha Ciao senso, però poi. Matteo. Ciao. Chi non Ciao, conosce ciao. Double T 90-95 è Matteo Michele che hanno un canale dove trattano di K League. Vi invito a seguirli perché collaborano alla nostra pagina. Per qualsiasi cosa lo trovate sia su Telegram, ovunque lo trovate. Allora, Belze voleva fare una domanda. Sì, allora avrei due domande da fare se poi. Certo, Belze, vai. Fai pure la domanda che andiamo a vedere. Nel frattempo volevo vedere la classifica, avevo aperto la classifica. Della Sì. Norvegia, ok. Intanto cominciamo a vedere, ho visto quale squadra vedi favorita quest'anno? Beh, allora, attualmente è secondo il Brann, che è una neopromossa, quindi ti fa capire tutto. È un campionato un po' da ancora da capire. Ovviamente il Bodo è ancora la favorita, però anche le quote pre-campionato, insomma, erano molto appannaggio. Il Bodo era il più favorito, ma tra virgolette, perché poi quasi tutte le squadre si equivalevano. È difficile, è ovvio che devono risalire in questa classifica anche il Molde, Molde è il però campione in carica, esatto. giusto? Però è un campionato strano perché negli ultimi anni un po' si è, come dire, è meno ricco degli altri anni.
i migliori prospetti adesso, anche i giovani, vengono trafugati e subito vanno in altre squadre. Quindi è un po' un campionato di ritorno o un campionato dove giocatori che magari hanno norvegesi o perlomeno scandinavi che hanno performato male in una stagione in altre squadre europee e magari tornano, come alcuni che poi andremo a vedere. Chi vincerà è difficile, il Bodo ovviamente è favorito, ma il Bodo credo che abbia solo un giocatore della Cardi Sorare, quindi uno stack di una formazione è difficile, a parte il Rosenborg. Però il Rosenborg quest'anno è messa davvero male, ha iniziato il precampionato male, le prime giornate le ha iniziate malissimo, ha dei giocatori infortunati, questo è vero, però ha anche ceduto tanto e ha acquistato poco. Ah, c'è il Abdellaoui, non so come si... Sì, lui è appena arrivato, sta iniziando a giocare adesso, però costa fin troppo secondo me. È vero che vedete queste medie, ma di quando stava ancora in Turchia. Sì. Ma un'altra cosa che ti volevo chiedere, oltre alla favorita, era il funzionamento del campionato. È un unico campionato che è di un'unica classifica, tipo italiano? Oppure ci sono playoff, playout? Allora, no, non è come l'Italia. Allora, l'italiano, come quelli che conosciamo noi, è difficile trovarli da queste parti. Però praticamente è come la Bundesliga, se vogliamo. Perché i playout sono le ultime due, vanno direttamente in Serie B, mentre la terz'ultima giocherà lo spareggio con la terza della B, e poi la prima vince il campionato, la seconda e la terza vanno in Europa. Semplicemente non ci sono playoff. Ok, quindi stavo leggendo che vanno in conference la seconda e la terza, esatto, invece la prima. Un campionato minore, quindi vanno a fare addirittura la qualificazione, le qualificazioni di conference. In Molde, se non mi ricordo male, quest'anno in Champions mi sa che l'ha passato il turno di preliminari, se non ricordo male. È probabile. Oddio, come ti dicevo, non seguo il calcio minore, maggiore, quindi nemmeno la Champions più di tanto, anche perché non ho molte card che giocano la Champions, quindi seguo prettamente campionati minori. Però il Molde, sì, stranamente in una posizione di classifica un po' insolita, però credo che risalirà. Il problema è che anche il Molde non ha praticamente card su Sorare. Sì, stavo guardando, forse l'Innes è l'unico? Sì, solo uno, però credo solo la Rara. Ma no, Rara poi. Solo Rara, non c'è. Quindi... Anche lui viene dal Galatasaray. Esatto. Ci aspettiamo l'anno prossimo Icardi in Norvegia. Icardi, c'era la notizia che praticamente pare che si sia accordato, vabbè, col Fulham, era una notizia che era uscita un paio di giorni fa, pare che abbia già l'accordo con il Fulham. E allora, Belze Soreir, ho preso entrambi i terzini, prima il giovane Quintana e da poco Santilla. Nell'ultima partita hanno giocato entrambi, secondo te possono rimanere entrambi titolari sulla fascia? Allora, Santillan e Quintana. Quintana. Allora, fammi rivedere. Sì, allora ti dico, Santillan non lo so, però, perché l'ultima mi sa che ha giocato a sinistra, però lui dovrebbe essere un centrale, se non erro. Quindi, però, se torna centrale, sì. E attualmente credo che non c'è, che è un altro di quei giocatori che non ha tanta concorrenza dietro, quindi secondo me sì, sia Santillana che Quintana. Mo Quintana è un terzino, Santillana gioca sia terzino che centrale, però secondo me sì, giocheranno loro, dai. Non vedo alternative in panchina, anche perché lui arriva dal... allora, Santillana arriva dall'universitario. Lì non giocava. Da quando è arrivato al Cenciano, invece, ha preso il posto da titolare e quindi credo che difficilmente lo perderà.
Mentre Quintana, anche stesso discorso. Lui, vabbè, è di lungo corso del Cenciano, quindi anche nello scorso campionato, fascia sinistra solitamente sua. Nell'ultima, vabbè, ha giocata Santillana a terzino e Quintana è stato spostato un po' più avanti. Però sono due buoni giocatori. Poi per il prezzo, ragazzi, costano davvero pochissimo. E quindi tenerli in rosa potrebbe essere un'opportunità, ecco. Quindi hai fatto bene, secondo me, a prenderli perché sono Poi due bei giocatori. Poi sono pure giovani, quindi oddio, Quintana è giovane, Santillana no, però è un buon difensore di questi campionati, no? Un po' cagnacci, per le soglie potrebbero essere ottimi. chiede, ti fa una domanda su Beltran. Allora, e la seconda domanda invece è su Beltran, che da Sì. quest'anno sta giocando difensore centrale, ma dovrebbe essere un centrocampista. Sì. Secondo voi rimane in difesa tutta la stagione? Secondo me sì. Secondo me sì, perché ormai c'è da un bel po' che gioca lì, eh. In Sud America sono Però fissati con questo fatto che il centrocampista che è un po' più difensivo, lo fanno sì, passare tra lui è, sì. difensore e centrocampista. Però vabbè, lui è duttile, ti può giocare pure sulla fascia, ti può giocare centrale, ti fa il mediano e ti fa il centrocampista puro. Quindi è un bel jolly, pure lui, poi per il prezzo che ci sta, 67 centesimi, ragazzi. Cioè, i 0,0004, cioè. voti sono un po' bassini, sono Però ogni un po'. tanto, vedi, ti fa un golletto, ti fa un assist. È vero che poi dipende poi dal calendario, no? Sì. Anche dal calendario, però se avete magari vi serve, cioè bello tenerlo nel roster perché non vi costa poco e magari a volte vi può togliere quelle castagne dal fuoco, non sapete chi metterlo, perlomeno siete obbligati poi tra squalifiche, magari infortuni, mettere alcuni giocatori, avete solo lui e lui magari ti può fare un 70 80, capito? È ovvio che poi di media è bassino. Però l'L15 è 48, l'L5 di 44, per la soglia è. Sì, la cosa che mi dispiace un po' è l'L15 che è un po' troppo alto, secondo me. Forse per i voti che prende ogni tanto è un po' alto perché c'è questo 96 qua in mezzo che. Sì, vabbè, considera però il Cenciano è partito malissimo, e comunque mo sta iniziando a recuperare, dovrà recuperare posizioni. Che comunque è una buona squadra, non è forse da capolista sicuramente, però nemmeno merita quella classifica, quindi miglioreranno pure i voti loro e spero anche quello di Vargas. Mentre il campionato argentino lo segui? Abbastanza, abbastanza, non sono ferratissimo, però uscirà proprio a giorni il mio 5 for Bunnies sul campionato argentino, quindi Ah, 5 ok. giocatori economici Lui lo interessanti. conosci? Franco Jara, oddio, mi ricordo perché è stato in Europa sicuramente. Lui è uno dei miei primi acquisti su Sorare. C'ho la sua carta che non mi ricordo quando l'ho pagata nel 2021, 25 Ok. euro. Lasciamo stare, erano tempi assurdi. E lui prende, si è trasferito lì e sembra che, no, dato che non lo seguo tanto e questa squadra si fa difficoltà a reperire informazioni sul Il Belgrano. Belgrano, sì. Allora ti volevo chiedere, perché addirittura è una squadra che neanche su Play Sharp alcune volte mettono la formazione. Quindi ti volevo chiedere, magari l'avevi visto, se avevi un parere, perché. No, ovviamente allora l'Argentina lo sto iniziando a studiare perché per 5 for Bunnies ci sono tante occasioni, però il calcio argentino è più interessante spesso per i giovani, no? Quindi può essere un trampolino di lancio poi per giovani che vengono in Europa. Quindi prettamente do la prevalenza a loro, oppure c'è il caso contrario di coloro che magari verso fine carriera o per delusioni, insomma, in Europa tornano in Argentina. In quel caso possono essere delle occasioni. Il Belgrano, ovviamente, ultimamente sta alle parti alte.
Però non so quante carte ci sono del Belgrano. Giustamente Double T rilancia sul campionato argentino, dice che la Norvegia non è da meno. Ultimamente Haaland, King, come da club a livello europeo, il Bodo sta Sì, facendo abbastanza bene, come mai però la... non è paragonabile perché a parte i grandi club, comunque il campionato argentino rifornisce i campionati europei anche minori in maniera massiccia. Considerato poi la crisi che c'è in Argentina, quindi molti giocatori, a parte le società che hanno bisogno di fare cassa subito, ovviamente i giocatori vogliono venire in Europa perché anche un campionato minore ti permette di avere uno stipendio che anche in Serie A lì in Argentina non puoi permetterti. Quindi è un bacino di utenza per i campionati europei soprattutto e anche italiani enorme. E poi se trovi quei ragazzi, vedi Facundo Buonanotte adesso al Brighton, che non sta giochicchiando, ma l'anno prossimo penso che avrà più spazio. Insomma, sono giocatori che ti permettono di fare una bella No, ce ne sono plusvalenza. tantissimi. C'è un numero spropositato di argentini ormai che sono ovunque. E Matteo chiede: come mai la nazionale norvegese fa così fatica a emergere? Appunto perché il campionato norvegese non è più nei fasti di una volta e comunque c'erano il Rosenborg che in Champions era una di quelle squadre che ogni anno dava anche del filo da torcere, no? E quindi non sviluppa più un campionato in grado di dare anche giocatori medi che poi vanno a formare, no, la nazionale, perché a parte quelli che hai citato tu, il resto sono giocatori molto, tra virgolette, modesti, no? Per competere con le nazionali maggiori. È ovvio che adesso però stanno sfornando talentini e il futuro attorno a questi talentini stanno cercando di costruire una nazionale decente. Il problema è che c'è bisogno di aspettare perché il portiere ovviamente sono anzianotti, però c'è Tanguy che capito che preme. Ci sono talenti, c'è bisogno ancora forse di 1 o 2 anni, ma tornerà pure la Norvegia, tornerà anche al Mondiale, penso. Il prossimo Mondiale potrebbe esserci. Beh, sì, dai, qualche giocatore, cioè ci sono altre squadre che sono messe peggio, che hanno Vabbè che avuto aumenteranno sostituzioni. pure le squadre mondiali, quindi penso sarà Sì, anche, oddio, sarà l'Europa un non riesce. mondiale enorme, forse addirittura anche Esatto. l'Italia si riuscirà a qualificare. E forse sì, anche se Dai. l'Europa non è che ne aumenterà tante, aumentano più negli altri continenti. Allora, poi volevo andare da Andrea. Andrea chiede un attaccante. Allora andiamo a vedere, Andrea. Attaccante under 20, under 30 argentino. Vedere. Un under 30, ok. Il problema poi degli argentini, vabbè, che anche il talento spesso è commisurato anche al talento sprecato. Che Andrea, più o meno che budget, Il a che, budget serve, sì, se no. sì, a che budget stavi pensando? Allora, anche in Argentina i prezzi, cioè, sono bassini, però ovviamente il budget, è Ora, ad importante. esempio, io uno che sto seguendo da un po', anche se il Boca ovviamente sta giocando un po' malino, quindi il campionato è un po' indietro, però è una. Sta cominciando a rinascere un po', però, piano piano. Piano piano, sì, però ha un bacino poi di talenti enorme. Quindi io stavo seguendo Luis Vázquez, che sta iniziando a giocare piano piano, sta tornando. E già qualche decisi lui lo fa. Poi è un 2001, ancora under 23, costa talmente poco che io lo sto seguendo, quindi lo seguo ancora. Però io sono uno che fa acquisti un po' in anticipo, no? Se li tiene, perché ho anche Ceballos, un altro talento, Ezequiel Ceballos, che sta tornando, è tornato dall'infortunio bruttissimo, si è rifatto male, però in 2002 pure lui dal talento immenso. Costa ancora poco, lui è uno di quelli, no, che se poi esplode va in Europa e va nei squadroni europei. Però è un po' funestato da brutti infortuni, era tornato, ha rifatto una presenza, si è rifatto male, però io questi giocatori qua un po' li seguo sempre, no?
Sì, magari becchi il nuovo Tiago Almada che poi è esploso. Esatto. E Per il allora, resto. intorno ai 15 euro. Zeballos, allora, è scritto anche Zeballos già l'aveva visto probabilmente. Allora, andiamo a Ok. vederlo le statistiche. Intorno ai 15 euro. Allora, Allora. Zeballos sta intorno ai 10, però se serve qualcosa Sì, di più. è collato pure lui. Vasquez giocato, sì, sta giocando titolare, le ultime due addirittura il Boca, il problema del Boca è un po' i voti, anche se le ultime due giornate si è un po' ripreso. Vediamo un poco, c'è la prossima, c'è il River Plate, poi c'è il Belgrano che se la può giocare e anche quell'Argentinos bisogna vedere fuori casa. Però magari se gioca lui, sei ben al di sotto del tuo budget con Vasquez. Esatto. Io ho visto Montoya, che secondo me è un giocatore abbastanza costante. Cioè, lo puoi usare, poi bisogna vedere pure per che cosa ti serve. Se ti serve per competere in America oppure in Cup 240, perché ovviamente fa la differenza. Sì, la strategia è fondamentale, perché poi ognuno ha il suo tipo di strategie, quindi dipende, capito? E come dicevo, io preferisco fare, ho una rosa ampia, ho 260 giocatori, quindi sono uno che se li tiene e poi li vuole rivendere, un po' come fanno le piccole società, no? Per E quindi a me piace andare più su questi giocatori qua. È ovvio che esempio, poi per l'Argentina. Montoya piace perché a parte che c'ha un L1547, quindi lo infili proprio alla grande in una cup 240. Poi sta un attaccante che sta a 6,50 euro al momento, vediamo un po' il più basso 6,82 euro il floor. Poi c'ha dei voti che sono costanti. C'ha l'ultimo, c'ha dei, fa vedere un sacco di partite, tranne qui che ha fatto un decisive, ha preso 63, qua ha preso 65 di all around, di cui 30 di all around, 18 all around, quindi è un attaccante che magari non è un bomber, ma che comunque te lo butta il voto giusto e costa pure poco. Allora, io ho preso recentemente un altro giovane che è Ramiro Sordo dei Newell's. Il budget è di 12 euro, 0,075. Vallo a vedere perché lui è interessante. Già ci sono diverse squadre europee che lo seguono. Il Newell's sta facendo una bella stagione, secondo me. E Ramiro sta facendo un bel campionato. Sta vendendo un bel po' di bei voti anche lui. Qua parliamo sempre di un giocatore che ecco 35 non segna, ha preso un 64 di cui 29 di all around, quindi significa che guarda Sì, qua no, io l'ho è un seguito. giocatore che gioca, È un attaccante assist. esterno che vuole la palla tra i piedi, quindi assist, salta Guarda quanto passa l'uomo. i piedi. E guarda qua ha perso 1-0, ha preso 64. Esatto. Ma decisive. Eppure lui è un Poi bel giocatore. è un 2000, quindi lo puoi schierare ancora in Under 23 pure l'anno prossimo. Quindi pure se vuoi farci l'Under 23, lui è ottimo. Poi ovviamente è ancora giovane, sta crescendo. Può solo migliorare. Il prezzo mi sembra ancora buono, anche 2,40, ha se è detto Andrea. Intanto volevo ringraziare a Trava, grazie per il follow, e a Galertab, grazie ragazzi per il follow, benvenuti nella community di Sorelli Italian Player. E grazie, se vi va scriveteci pure come ci avete trovato nelle vostre gallerie e quant'altro. Stiamo parlando con Panoschi, che è di Sorelli for Bunnies, lo trovate su Twitch, su Twitter, su Telegram. Quindi fate pure domande su campionati, esperto di campionati minori, Liga 2, Bundesliga, Bundesliga 2, campionati scandinavi, Russia, quant'altro, Sud America. Allora, Andrea ha detto grazie, quindi magari è soddisfatto finalmente delle risposte. Qualche giocatore, dai, comunque in Argentina ce n'è scelta, dai, in Argentina Sì, si possono fare delle poi cose. segui il prossimo episodio di 5 for Bunnies su YouTube dove ci saranno 5 giocatori argentini, economici e secondo me di prospettiva, e anche lì potresti avere un'idea in più. Ok, ah, allora,
Secondo voi Kvyat giocherà un po' di partite? Andiamo. Oddio, ma stiamo andando in MLS, dici? Infatti Sì. sì, siamo, sì. Allora, vediamo. Allora, io non so darti una risposta, sinceramente. Vediamo un po' se allora lui non era, prima era un titolare, ha fatto qualche presenza. Poi qua non so se Ha su. già 34, non lo conosco sinceramente, ha già No, 34 neanch'io. anni, lo vedo più una riserva, è ovvio che ogni tanto quando ha giocato magari ha fatto anche qualche decisivo. Sì, prima, infatti volevo vedere se c'era qualche informazione su qualche infortunio, ma che ha avuto, magari ha avuto qualche infortunio, magari per questo c'è stato qualche assenza e magari deve fare un poco di partite prima di entrare al regime. Allora, nell'ultimo mese è stato fuori, ha fatto una panchina e ha fatto 9 minuti, quindi probabilmente potrebbe essere questo. Vediamo. Allora. Allora, la prossima giornata è in panchina, dovrebbe essere in panchina. Sì, ha avuto un infortunio all'inguine, sì, ha avuto un infortunio, quindi sta recuperando, molto probabilmente ripartirà nella prossima di nuovo dalla panchina. Io devo esserti sincero, non lo conosco bene come giocatore, quindi non so dirti se potrà, ma comunque per l'età che ha, io non credo che possa fare grandi cose. Ma lui ho visto che però è stato il veterano ormai del Real Salt Lake da un po' di Ah, anni. addirittura, allora probabilmente Trava, probabilmente lo conosci sicuramente più di noi. Ha detto che addirittura è capitano e si è infortunato. Eh beh, se è capitano e si è infortunato, se tu dici che è un titolare o uno di quei capitani veterani da spogliatoio che magari sta facendo un po' da parte. Ok. Prima che entrassi in live stavo facendo un po' un tour dell'MLS e sono trovato a Ah, parlare ok. di colui che ci ha fatto tanto parlare in queste giornate. Ma io lo stavo acquistando 2 euro. Sì. Venerdì durante la live ho detto: gioca titolare 2 euro, una scommessa per chi ce li ha, mettetelo, eccetera. Ho provato a fare qualche scambio, non me l'hanno accettato, un peccato. Già è partito No, su. nell'ultima settimana è andato via come il pane, ho visto, pure su Solar Base, l'hanno comprato in tantissimo, io ce l'ho da 4 mesi, io l'ho preso 4 mesi fa e comunque al prezzo a 0,004, quindi l'ho tenuto e adesso forse inizierà davvero a performare a Toronto bene. Anche perché Toronto c'ha una problematica in attacco non Esatto. indifferente, Ma probabilmente serviva, proprio un serviva. colosso come lui è una cosa che serviva lì. Serviva assolutamente perché era un po' leggero in attacco e evidentemente sta ritrovando un po' la verve che aveva perso a Nashville e secondo me farà bene, l'area di Toronto canadese gli farà bene, gli ha fatto subito bene all'esordio, io penso che Ma primo gol con esordio. possa essere un po' la sorpresa, dai, lo speriamo tutti, se l'avete preso anche voi, ultimamente lo stanno prendendo in molti perché ovviamente è economicissimo ancora, eh. Non so come quanto è arrivato adesso. 6-7 euro circa. Quindi dai, sì, anche perché non è giovanissimo, 33 anni, quindi non è un giocatore da fare plusvalenza, come 8 dicevamo euro. Guarda prima. qua quando si sta girando oggi. Oggi è salito. Cioè, ho fatto la live quando è stato giovedì. Stavamo qui più o meno. Ho visto che probabilmente già. Ma la cosa che a me mi dava un po' di incertezza è il fatto che pensavo che giocassi titolare perché il Toronto stava rovinato in attacco. Sì. Però ho detto: è arrivato. Quando è arrivato? Giovedì, mercoledì. Sì, all'ultimo giorno di mercato proprio è Sì, stato è arrivato preso. praticamente mercoledì, credo, dico, già lo buttano dentro titolare, l'hanno buttato dentro titolare e bam, subito gol. Bene. E quindi, ritornando sul campionato norvegese, abbiamo detto più o meno quali sono le squadre che secondo te possono far bene. E vabbè, Rosenborg penso che sia quella che un po' tutti conosciamo perché è la più rinominata, in molte pure. Sì, la più conosciuta. È Sì. ovvio che quest'anno è da vedere. Non credo che farà una grandissima annata neanche quest'anno. Ho
Ovviamente è partito malissimo, quindi peggio di così è difficile fare perché ha vinto solo una, tre pareggiate, una persa, però prestazioni davvero, cioè la prestazione di domenica è stata davvero inguardabile. Anzi, di ieri, anche ieri, ieri ha giocato col Brann che non è promossa, ha perso in casa 0-2, ma ha fatto possesso palla, credo 30%, quindi è stato proprio... È stata 16 abbastanza tiri in grave. porta gli ha fatto il Brann, 16 tiri Sì, è in stata porta, proprio una disfatta cioè, su 16 tutta la tiri, linea. 6 in porta, possesso palla Esatto. 69%, non hanno toccato una palla, passaggi ne hanno Esatto. fatti il triplo. È ovvio che ha dei giocatori ancora infortunati che sono un po' la colonna portante, eh. C'è Olse che abbiamo detto che è indisponibile, Augustinsson che era indisponibile. Seter e Skarsen, anche loro erano in dubbio, dovrebbero rientrare se non la prossima, tra 2 giornate. E quindi attualmente stanno facendo giocare anche molti giovani. E io penso che sia un po' la politica che stanno adottando, magari di far giocare i giovani. Vediamo. Non ha ancora una formazione definita perché lo stesso Ingason che ha giocato titolare la scorsa, poi è stato mandato in tribuna 2 partite fa, titolare 3 partite, cioè un po' da capire questa formazione. Borchet addirittura da mediano l'hanno buttato in difesa. Quando cominciano a fare così, mi danno tanto l'impressione di essere una squadra che non sa che cosa deve fare, non mi ispira niente di Esatto, buono. esatto. C'è un allenatore che cambia così tanto ogni partita, mi dà l'impressione, ma secondo me deve trasmettere confusione pure ai giocatori, perché Esatto. È difficile, però è ovvio che i giocatori ce li ha, potrebbe bastare un attimo, magari cambiano, esonerano un allenatore, arriva uno nuovo e ti succede come a Sampaoli in Svide, per farti un esempio, che la prima parte di campionato è stata tragica, era terz'ultima. Poi hanno cambiato allenatore e da gennaio ha fatto 15, praticamente 10 partite di vittorie di fila. Adesso si sta giocando i playoff e i giocatori sono schizzati. E un po' è Quindi... successo in un'altra squadra che per esempio abbiamo seguito tantissimo da vicino, è il Motherwell in Scozia, che praticamente Sì. hanno fatto ostruzionismo all'allenatore finché non l'hanno buttato fuori. Come è uscito fuori l'allenatore? Hanno cominciato a Cambiato, cacciare fuori prestazioni, una più spettacolare dell'altra. Infatti io c'ho un blocco totale, Motherwell. E adesso che stanno facendo, si ritrovano anche nella parte bassa della classifica, quindi contro tutte squadre più scarse. Mi auguro che con quella squadra voglio andare 6 giornate a premio. esatto, ma queste squadre qua che ovviamente overperformano in un campionato in una stagione, sono medie squadre magari che ti fanno una stagione spettacolare, è una manna per sorelle, ce ne sono diverse un po' in tutti i campionati. Se sei fortunato a trovare quella squadra che è la sorpresa del campionato, per te hai fatto bingo a sorelle. Io poi faccio anche ragionamenti diversi. Per esempio, faccio sul discorso Corea, ho per esempio investito sull'ultima in classifica, che praticamente è una squadra comunque storica, che è ultima in classifica e sta andando male, 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 male. Mi sono comprati quasi tutti i giocatori, quasi tutti a pochissimo, e sperando che ora hanno cambiato allenatore, magari si ripartono e magari. Sì, vabbè, lo stesso Ulsan, ma lo stesso Jeonbuk sono squadre che hanno altri obiettivi, ovviamente. È ovvio che a inizio campionato, poi quante ne ha fatte la Corea? Ma ha cominciato più o meno insieme, un po' prima, 2 giornate prima dell'MLS, avrà cominciato un weekend, 2 weekend prima. Sì. È Sì. ovvio che poi il campionato, non so se c'è la pausa, quando c'è una pausa poi diventa un doppio campionato, cosa che accade ad esempio pure in Bundesliga o in Zweite, che fanno una bella pausa e poi praticamente dopo un mese e mezzo diventa un altro campionato in sostanza. Sì. Poi, allora. Belzi chiede: speravo Victor Jensen rimanesse a Rosenborg. Ha fatto bene lì scorsa stagione, ora gioca ogni tanto a Utrecht. Sì. Quello è un peccato perché ovviamente se te ne vai dal campionato norvegese dove magari sei primo cavallo, no? Vai in un altro campionato più impegnativo come quello magari olandese, è ovvio che poi il valore del giocatore là un po' ne risente, anche le medie.
Questo è un po' Però un problema in tutti i campionati, diciamo, secondari. Quando uno esplode in un campionato secondario, poi dopo magari la esatto. cosa di cui ho paura di più di tutte è la Premier League. Quando un giocatore mi va in Premier League, lì mi comincio veramente a Lì lo preoccupare. vendi. Se Lì lo lo devo vendi, non vendere, è perché in un'alternativa. Premier League è tragico, perché sono troppi campioni, ci sono squadre che hanno due squadre, le riserve di alcune squadre potrebbero tranquillamente competere in un campionato italiano. Si ritrovano lì un giocatore che fa differenza in un altro campionato, da stare lì magari a fare riserve, a non giocare. Infatti, tutti quanti che poi vogliono tornare indietro. Guarda, mo Perisic, Lo stesso guarda Perisic. dilemma che puoi trovare con Brenner, no? Che adesso arriverà in Italia, in MLS fa la sua figura, magari anche in Italia, non è detto, Io però è Brenner ovvio a che 10 l'altro. euro lo prenderei, eh. Io Eh sì, è una Brenner scommessa, ci può è una stare. bella scommessa, perché comunque l'Udinese non è una squadra che gioca male, e se Beto va via, probabilmente il giocherà titolare. Io 10 penso euro che ci può meglio di stare. Beto ci sia, dai. Sì, io penso di sì, io penso di sì. E se gioca bene, quindi se si adatta, potrebbe fare un bel campionato. Alla fine 10 euro non è male. Penso adesso è calato perché tutti ci avevano puntato per il discorso MLS. Beh, è ovvio che però le difese dell'MLS sono una cosa e le difese italiane ben altra, quindi dobbiamo sempre vedere l'ottica da solaristi, no? Sì. No, ma ecco, io dicevo, pure per esempio Thiago Almada, adesso che verrà a Napoli, Esatto. Cioè, Thiago Almada, cioè, se penso a quando il Napoli lo sta pagando, per me lo sta pagando pochissimo, sta pagando. Cioè, sono curioso di vederlo in Italia. In Italia sarei proprio curioso di vederlo. Anche perché a Napoli è una piazza che per Almada, che è argentino, è una piazza importante. Quindi non, bisogna vedere se riuscirà a mantenere la pressione, ma lì è l'unica squadra in cui si potrebbe veramente esaltare. Se non gioca bene a Napoli, è dura che giocherà bene altrove. In Italia parlo, Però, vista dall'ottica di Soler, a quel prezzo, comprarlo a quel prezzo, poi arriva in Italia e magari non è subito titolare, cioè, capito? È quello il discorso. È ovvio che io la vedrei più come un'occasione di plusvalenza. Sai che ufficiale arriva a Napoli, il prezzo schizza, là è il momento di venderlo, poi lo tieni d'occhio, perché se magari nelle prime partite, la prima parte non va tanto bene, ma tu lo conosci, vedi che il prezzo crolla, lo ricompri e poi magari la seconda parte di stagione inizia a prendere confidenza, esplode, capito? L'ottica è Guarda sempre qua, quella. no? Kvaratskhelia sta 100 euro, no? Sì. Almada 128, adesso è sceso, ha cominciato a stava sui 150 forse. Tu preferisci avere un'Almada 180. o un Kvaratskhelia? Io preferisco lui, cioè preferisco Kvaratskhelia piuttosto che Eh sì, Almada. perché Infatti attualmente sì. Non biasimo chi ha cominciato a venderlo dopo la notizia che arrivava a Napoli, perché sicuramente questa media qua se la sogna. Almeno l'altro Esatto. giocatore è una sicurezza che ormai già ha fatto bene in un campionato e potrebbe farne bene anche in un secondo. Esatto. Infatti non andrei mai a comprare adesso Almada. Quando l'ho consigliato tra i giovani che dovevano esplodere quest'anno in MLS prima dell'inizio, stava sui 90 euro. Se io l'avessi acquistato a 90 euro, quando è uscita la notizia del Napoli l'avrei venduto, perché non penso che supererà quelle cifre. È arrivato. Sì, è ovvio che è un top player per chi vuole schierare formazioni top che vadano a premi alti. Che se no, per me sono cifre che io non concepisco e che mi ci No, no, neanche io. faccio una bella. Ci faccio un prendo un bel po' di giocatori. E È mo un altro ovvio che. che sta calando è lui. Oggi ho letto, Messi è arrivato, penso, al minimo storico. Credo che non ci sia mai stato a così basso prezzo per il discorso della rabbia. Però oggi ho letto una notizia su un giornale spagnolo del Barça, non ricordo come si chiama il giornale, dove dice che non andrà a Barcellona. Quindi
adesso il prezzo Lui il comunque. Barcellona un po' l'ha già inguaiato perché per lo stipendio che prende, insomma, il Barcellona è pure un po' fallito L'ha anche approfondato, se l'è ciucciato fino al midollo. per... sì, perché negli anni ha preso sempre rinnovi, contratto sempre più alto, c'era la gara con Ronaldo e con Neymar e quindi alla fine Barcellona l'ha dovuto cedere per forza e poi cioè, insomma, è quasi fallito. Ora riprendere Messi, è vero che per i tifosi, per l'ambiente Ma sarebbe non credo qualcosa. che tornerà lì, se ne andrà in Arabia, se ne andrà. Penso Beh, che se se sta ne andrà. lì, ormai io lo vedo già come un servo del petrodollaro. Già al Poi l'ha fatto una foto, mondiale l'ho visto la mattina prima della notizia, quando ho visto che lui ha pubblicato quella foto dell'Arabia, ho detto, ma lui ha fatto una foto, non so se l'hai visto, il suo post sulla pagina ufficiale, dove praticamente c'era questo bel bosco verde e lui scrive tipo, questo è per chi pensa che in Arabia non ci sia il verde, venite in Arabia che è un posto fantastico. Ma una foto mi sembra proprio fatta tipo da Google. Tipo dall'albergo l'avrà tipo Guarda, io scaricata. ho ancora in mente quella mantellina là della finale della Coppa. Io da là proprio Messi non l'ho manco più voluto vedere perché ormai proprio servo catariota. Per me è pure un insulto. Quindi, se sei ormai in balia dei sceicchi del Ma petrodollaro, sei a sì, fine carriera praticamente. a tutti, ormai loro fanno tutti così, infatti. Infatti ti farò vedere che secondo me prima o poi arriverà il campionato arabo arriverà su Sureira. Ah, ma Secondo quello me. lo immagino. Ma guarda, anche nel mondo cripto, tra l'altro, che noi seguiamo, è la stessa cosa, un sacco di progetti si vendono. Non mi piace quel mondo lì, non mi piace, è anche uno dei motivi per cui il Quello è il calcio mondo che sta maggiore rovinando non il mi calcio. piace. Quello è il mondo che sta rovinando il calcio. Esatto, Perché io quando quindi... guardo squadre, io perché festeggio ogni volta che il PSG esce dalla Champions? Devono impazzire perché una squadra del genere che ha i campioni che prima volta erano distribuiti in molte squadre europee, cioè tu li vedi, ma ti sembra, cioè tutti in un'unica squadra, Mbappé, Messi, Neymar, cioè questi tre Guarda, giocatori come fanno ti tre squadre. dicevo, è stato uno dei motivi che mi hanno fatto un po' negli anni disaffezionare un po' al calcio maggiore, no? In questo senso, la Bundesliga, che è uno dei campionati che io amo particolarmente, anche perché è contrario a queste tipologie di speculazioni calcistiche, anche perché hanno da qualche anno fatto una legge che vale per tutti i campionati. Soprattutto in Bundesliga, che vieta la vendita del club a soggetti e imprenditori che non abbiano radici o perlomeno contatti col territorio. E i tifosi, la maggior parte delle società, i tifosi sono soci, mettono una quota annuale e quindi e neanche sono succubi del mercato. Perché se tu vai a vedere la Bundesliga, non compri, a parte il Bayern, che fa anche il Bayern fa acquisti oculati, non fa mai, non si Bayern è prende una più che squadra potentissima, Ronaldo, non sperpera su tutti gli acquisti dettagliati. Allora, Bayern Monaco nelle ultime credo 20 stagioni è andato sotto il bilancio solo una volta per pochi milioni di euro, eh? E questo vale per quasi tutte le società, tranne vabbè Red Bull, l'Ipsia che è un'altra politica, ma solo quella squadra lì. Per il resto, il calcio in Bundesliga è sacro perché dei tifosi. I tifosi sono la prima cosa del calcio Infatti, questa è Bundesliga. una cosa bella. Il fatto del. Io ne parlavano, no? Anche di alcune squadre di Serie A, del fatto dei tifosi che tu potevi comprare una quota dell'azienda e quindi farla diventare. No, qua siamo indietro. Basta vedere chi ha le squadre in mano in Italia. Basta vedere la Sampdoria che fine ha fatto per colpa di alcuni soggetti che vogliono solo speculare col Siamo calcio. sempre lì, Questo eh. riguarda pure le serie minori, eh. Poi io vengo anche dal Sì. mondo calcistico, Io sono vengo da dalla calcio provincia di italiano. Latina. Guarda il Latina che cosa ha fatto. Il Latina è passato da una stagione che si stava giocando i playoff e quindi in Serie A alla distruzione totale di una società Ah, che. io sono di Lanciano, quindi te lo posso dire benissimo. Noi siamo falliti e ormai siamo in prima categoria per dire eccellenza. Quindi, per dirti, c'è una politica diversa. Considera allora che il Fortuna Düsseldorf, che è la squadra di Zweite Liga, dal prossimo anno tutte le partite in casa saranno gratuite per i tifosi. Che Sarà la spettacolo. prima società che fa una cosa del genere perché pagheranno gli sponsor. Che spettacolo.
spettacolo. E considera che loro hanno uno stadio a 50.000 persone, eh. Cioè, parliamo di Serie B, ma in Zweite ci sono stadi a 50, 40, 50.000 persone, Amburgo, Düsseldorf, Kaiserslautern. La politica è diversa, ma anche il fatto che i biglietti, si dice, vabbè, è gratuito, ma là i biglietti costano, in Svizzera costano 5-6 euro, 7-8 euro massimo. Vai allo stadio con 7 euro, prendi birra e panino con 3-4 euro, cioè tutto a Sì, portata di tifoso. vai allo stadio San Siro, non te lo dico proprio. Vabbè, l'Inter devo dire che i prezzi ancora sono accessibili. Ho visto dei prezzi per dire il fatto che sponsorizzavano come record di ingaggi dei record di incassi del Milan in una partita di Champions, no? Tutti felici. Non ci sta niente ad essere felici, perché se lo stadio è lo stesso di Inter e Milan, tutti e due pieni, e uno fa un record di incassi nettamente superiore all'altro, significa che i prezzi sono molto più alti. Non puoi pagare, vabbè, ma questi sono No, discorsi che paragonabile, ma lo stesso discorso sappiamo. ormai vale per la Premier League, che è un altro campionato che io amavo, adesso odio un po' di meno perché vabbè, ormai succube, farà la fine del campionato italiano, no? Degli anni 90-2000 che è arrivato all'apice, poi sono arrivati sponsor, televisioni, adesso là loro ancora di più con i petrodollari, con gli sceicchi, dagli americani, gli indiani. Per andare allo stadio in Premier League adesso è quasi impossibile. I biglietti costano sui 100-150 euro se lo riesci a trovare. Per questo preferisco più la Championship, che ancora, anche lì però, stanno iniziando ad andare molti soldi alle società, però ha dei campionati, ha delle squadre tipo Millwall, No, ancora a c'è belle squadre. In dimensione. Inghilterra, il calcio cioè non può morire il calcio in Inghilterra perché No, 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 in sono Inghilterra no, è la qualità. Premier League che ormai, essendo il campionato più ricco, a quelle cifre là, ormai trovi anche società minori che investono tanti soldi, troppi Sì. soldi. Infatti questo Non... ti rendono i campionati tipo un giorno sarà l'Italia, sarà un campionato minore, anche se quest'anno abbiamo dimostrato diversamente che siamo riusciti a portare tutte queste L'Italia se la squadre. FIGC non va a casa, se non vanno a casa tutti i dirigenti che vengono da altri mondi, non solo non quello calcistico, e vogliono fare lì solo i loro interessi, altro che mondiali. Il mondiale è l'ultima cosa, perché il calcio italiano ha altri problemi, pure giovanile, non abbiamo giovani che vanno in nazionale, le squadre non hanno, come posso dire, non sono sostenibili perché gli stadi sono vecchi, non c'è questo discorso del tifoso in prima. La prima cosa sono le televisioni. Sì. E poi, vabbè, abbiamo visto come è Tifoso allo andato. stadio è ancora tifoso buttato sulla curva, come negli anni miei 90, Allora, praticamente. Brava ci chiede, secondo Sì. voi José Andrés Martínez partirà a titolare? Allora, io prima ho visto la formazione e mi sembra che dovrebbe essere titolare. Ah, ce l'avevo proprio qua, eccola qua. Allora. No, non lo porta a titolare. Allora, Vediamo, eh. ma il Philadelphia comunque è una squadra che Gira parecchio, eh. gira parecchio, soprattutto a centrocampo. Io ce n'ho qualcuno, c'è un McLean che è un altro giovane interessante, 18enne, 19enne adesso, che c'ho da un bel po'. È comunque una squadra che gira, poi c'ha pure la coppa, c'aveva, ma... Allora, mi sa che c'è pure qualche problema, c'è qualche problema fisico molto probabilmente. Un attimo che ti dico con sicurezza. Allora, è improbabile che ci sarà perché ha avuto un problema al bicipite femorale. Quindi non sarà, ha detto l'allenatore giovedì che non sarà presente. Al massimo sarà semplicemente convocato se recupera. Quindi ti confermo che Quindi non alla ci sarà. prossima no, però sì, di norma è titolare lui, ovvio. Sì, Io sì, sì, penso che sì. alla Infatti lunga il posto è suo, è ovvio. io mi ricordavo di averla vista. Oh, mi sono confuso. Probabilmente avevo visto la No, è un calcio giocatore ottimo, soprattutto per il sbagliato. prezzo. O magari con il fatto che ha avuto questo infortunio, vediamo un po'. Allora, il floor è arrivato, vabbè, il floor 4,78. C'è pure all'asta che ormai è andata, quello è il prezzo.
il prezzo Ma almeno mantiene, sta però dai, nonostante scendendo l'imbuttura. pure per la soglia, sta scendendo il costo, quindi dovrebbe riscendere ancora un po'. Addirittura qui l'hanno acquistato a 3,43 euro. Offerta diretta. Ma è assolutamente secondo me da avere, se vuoi per un MLS a quel prezzo è da avere, poi se gioca la prossima questo è relativo perché sicuramente giocherà alla lunga. È ovvio che il Philadelphia c'ha un bel centrocampo, quindi insomma potrebbero girare, però Quindi lui sarà. brava, molto probabilmente la tua domanda è se per la prossima no, perché c'è un problema fisico, dice forse al massimo convocato. Poi se è un discorso che ce Sì. l'hai e hai bisogno di informazioni oppure d'acquistarlo magari puoi buttare un'offerta a 3,50 euro, magari qualcuno spaventato che non gioca dell'infortunio, magari già. Esatto, aspetta, tra qualche giorno lo prendi come appena riscende un po', ma tanto anche se c'è, cioè, voglio dire, se rimane su questi prezzi da prendere. Anche perché se con il discorso del play o sell or play, lui se non giocherà, molti non lo metteranno e il prezzo non subirà il lieve aumento perché penso che ce ne saranno ancora tante durante il weekend disponibili. Esatto. Poi, però scrivo passare le squadre che avevi preparato per Sì, consigliare. dai, andiamo a vedere. Andiamocela Da a quale vuoi vedere, partire? Dalla top? dai. Partiamo dalla top, dai. Ok. Allora, questi sono praticamente i miei. Sono i best player, i migliori giocatori del campionato. Manca Carlo Holse, come dicevo, perché era abbastanza scontato, lo conoscete già quasi tutti e quindi ho preferito evitare. Allora, iniziamo dal portiere. Ovviamente ho tolto quello del Rosenborg perché secondo me, come vi dicevo, sarà un'annata particolare e dietro di lui c'è Tanguy che è gioiellino, il portiere gioiellino che secondo me reclamerà spazio nel corso della stagione, secondo me anche prima del dovuto, soprattutto se vuole seguire la politica, no? Dei giovani. Sander Tanguy, anzi, è uno da tenere d'occhio, soprattutto per i prossimi mesi, perché a questo prezzo che è ancora basso è un 2002. Trovare un portiere 2002 che diventa portiere schierabile in under 23 fino al 2027, e sappiamo che quanto i portieri under 23 siano rari, lui potrebbe essere alla lunga un investimento che potrebbe pagare. È ovvio 33 che euro. io. Circa 33 euro che comunque per essere un portiere, cioè, è un ottimo costo. Esatto, mentre Pettersson l'ho messo lui perché lui, vabbè, arriva da Tolosa. Noi ne abbiamo parlato tanto sul nostro gruppo Telegram mesi fa, perché a gennaio lui era praticamente arrivato a essere il quinto portiere del Toulouse. Però già avevo saputo che voleva tornare in patria, e infatti a gennaio è andata la neopromossa Stabæk. Io addirittura l'ho comprato bassissimo all'epoca e l'ho Vedete, presi sui 5 euro qua 0005 l'ho bam, preso, qua aspettando ovviamente che riniziasse il campionato norvegese. Addirittura lui ha avuto la croce, insomma, che non giocava nei campionati coperti da Sorare, perché lo Stabæk stava in Serie B l'anno scorso, quindi è stato aggiornato recentemente e quindi il prezzo rimaneva sempre basso. Ovviamente adesso fa la differenza perché è un giocatore che comunque fa tanti all around, che prende un sacco di tiri. Adesso il prezzo è un po' schizzato, ma lui sicuramente, ovviamente ci sono pochi portieri in Norvegia. Ne contiamo sulle dita di una mano e lui è il migliore attualmente, sia per media che per prospettiva. fatto già due clean sheet. Esatto. Ma anche se prende gol, guarda l'ultimo, ha preso due gol, ma guarda quanto ha fatto. 53. 18 di all around, nonostante il malus, cioè per arrivare al più di 53, guarda qua, salvataggi, 8 salvataggi. Esatto. Mamma mia. È ancora un 25enne, quindi è ancora giovane, tra virgolette.
Quindi l'ho preferito al portiere ad Hansen del Rosenborg, che invece ha 33 anni, ha Tanguyk dietro, che ha già dichiarato Tanguyk che vorrà spazio e lui è sicuro di averlo. Con la stagione problematica, secondo me potrebbe anche andare a perdere il posto, e il prezzo siamo lì. Quindi tra un portiere 33enne che potrebbe perdere il posto e uno che è appena arrivato che invece è 25enne, che lo Stabæk potrebbe essere una delle sorprese della stagione, e poi andremo a vedere il perché. Sicuramente Pettersson è il portiere da avere, come Mastro già sa, lo abbiamo preso in tempi non sospetti, adesso ci ritroviamo con un portiere titolare, possiamo giocarci tutta l'estate. Preso a pochi euro in sostanza. Sì. Poi Mentre in difesa, vabbè, ho messo Bjorkan, credo che sia lui, uno dei migliori difensori dell'Elite Serien, perché arrivato dall'Hertha di Berlino, è vero che il prezzo è ancora forse non alto. accessibilissimo, però parliamo di un signor difensore. Secondo me è il difensore più affidabile del campionato, no? Quindi secondo me è difficile, vedi, già appena esordito. C'ha dei voti assurdi, 84, 80, 43, 63, 82. Esatto, quindi è vero Mamma che ci mia. potrebbe essere un investimento forse non economicissimo per il No. campionato, però per quest'anno è una sicurezza in difesa, e guardate le medie. Qua stiamo parlando, per chi si è collegato adesso, di best player. Quindi abbiamo fatto due squadre, una squadra più economicamente sostenibile Esatto. e una best player. Quindi perché ci sono, oltre a chi fa una politica, dice ok, voglio risparmiare qualcosa e quant'altro, c'è anche chi dice ok, stiamo parlando di un campionato che giocherà d'estate. Quindi i campionati che giocano d'estate sono quelli MLS, K League, J League e tra cui Norvegia, per questo oggi parliamo di Norvegia, no? Quindi chi dice ok, io voglio avere una squadra potente da mettere in un campionato tipo All Star, questa è una squadra Esatto. che è competitivissima in All Star. Esattamente, Poi esattamente. correggi, lui, la Norvegia gioca anche nella competizione Europa? No? Sì, è la Challenger, La sì. Challenger. Ok. Sì, vabbè, e poi lui è l'unico dei pochi giocatori del Bodo Glimt, quindi della favorita. Quindi io penso che manterrà queste medie per tutto il campionato. Poi, Poi. centrocampo, Ramon Landquist è un altro di quei giocatori che ho consigliato mesi fa nel nostro canale Telegram. Lui è anche arrivato in una piccola società, tra virgolette, norvegese, che è il Sarpsborg, quindi titolarissimo. È ovvio che in una società piccola, lui arriva dal Groningen, lui è un po' il numero 10, no, della squadra, dove batte punizioni, calci d'angolo, centrocampista offensivo. Il prezzo adesso è salito tanto, perché consideriamo che l'ho preso mesi fa a 3-4 euro. Fammelo rivedere. Sì, anzi, a 2 euro l'ho preso. Qua. Due Qua mesi fa a praticamente è 2 euro. esploso quando è arrivata la Esatto. notizia del trasferimento, Esatto, perché poi nelle ultime giornate ha dimostrato di valerlo, perché guarda l'L5, c'è poco da infatti. dire. Secondo me è ancora basso, potrà ancora salire, e assolutamente se è un'alternativa a Carlo Olse, che costicchia ancora 4-5 volte di più, secondo me manterrà anche lui le buone medie. Il Anzi, prezzo, deve ancora. se continua a giocare così, il prezzo per un centrocampista salirà ancora. Sì, e non ha ancora iniziato a segnare, ragazzi. Quindi Qua fa buoni forse un all-around. assist. Sì, Le palle un partono assist. tutte dai suoi piedi. Fa un sacco di passaggi. Secondo me è ancora sottovalutato. Infatti, nonostante sia salito tanto, ma dai numeri sembra che possa essere comunque, è ancora conveniente comprarlo. Secondo me sì, ancora sì.
Forse tra un altro 2-3 giornate, se continua con queste medie, non più, e soprattutto adesso ancora il cost 39 per la 2,40, quindi è ancora appetibile anche per la 2,40, è schierabile. Sì, 39 lo puoi buttare pure una cappa Pure 2,20. la 2,20 volendo, quindi te lo puoi ancora giochi così, te la puoi ancora sparare così. E secondo me tra centrocampisti è il migliore prospetto che ci sono, a parte Carlo Olze, ma Carlo Olze, ripeto, cioè, se ci sono i problemi che ha anche Rosenborg, e quindi lui è infortunato, no? Ha saltato un po' il precampionato, a rimetterci metterà ancora un po' di tempo per carburare. Sì. Poi, allora, come attaccante ho messo Ibrahimai, anche lui forse è l'unica carta che c'è del Lillestrøm, e Lillestrøm anche sarà una delle sorprese di questa stagione. Ha fatto davvero una buona squadra, purtroppo non ha tante card su Soler, però lui è una delle poche, è un attaccante, e guarda le medie pure sue, è la punta di riferimento e non ancora inizia a segnare, quindi può solo migliorare perché non ancora inizia a segnare. In passato vedi le altre medie che aveva, può tornare a quelle medie lì. Ovviamente il costo adesso è ancora alto perché soffre ancora l'L15 dell'annata scorsa, quindi magari aspettate ancora un po', però a breve questo ricomincia a segnare, quindi se non già dalla prossima Infatti, è uno dei migliori attaccanti tra le card che ci sono del campionato, cioè per un in una periodo squadra ha avuto buona. dei voti pazzeschi, eh. Esatto. Qua considerando, vabbè, adesso si è salito, poi porta Sì. 17, forse è salito in questi giorni, forse l'avranno comprato. No, l'unico problema suo è che ci sono poche carte, questo c'è da dire. Però magari il floor è un poco farlocco, magari perché stavo guardando, vediamo un po' le Sì, perché offerte. ci sono poche carte e pochi lo mettono in vendita, ovviamente. Quindi quei pochi che l'hanno messo in vendita, vedi, sì, è a 00.150, 26 euro, quindi ancora di più perché ovviamente tenetelo 4 ore fa. d'occhio. Magari non è ancora il momento di prenderlo, aspettate ancora un po', ma se riuscite a avere una carta sua lo rimettono in vendita, perché poi il problema è che non ci saranno tante carte, non le rimettono le carte nuove sue. Qua ho aperto un'offerta che non l'ho capito. Così a caso ho beccato multi account. Ma a caso. Guarda qua. Così. Questo è andato. Un'altra spada di Damocle di Solara è questo, dei multi account, però per il momento non si è deciso di voltarsi dall'altra parte, di non guardare, perché il mercato è un po' così, sappiamo i problemi della piattaforma, però sappiamo Sì. anche che esiste questo purtroppo. Questo gli ha dato di più floor un AVG di 76 euro circa a zero, gliel'ha buttato lì così. Sì, comunque un attaccante tenetelo d'occhio, poi però io vi consiglio un altro che è quello più economico che andremo a vedere dopo, quindi magari poi propenderei più per lui. Mentre, vabbè, Ole Sæther è l'altro attaccante che attualmente è stato infortunato, era il migliore attaccante del Rosenborg, addirittura si parlava di società italiane qualche mese fa, prima che chiudesse il mercato, perché era molto interessato il Cagliari, poi alla fine ha preso Prelec del Tirol, però era in ballottaggio con Sæther, e su di lui comunque ci sono ancora gli occhi di molte squadre europee. Dovrebbe rientrare, se non la prossima, come dicevo, tra 2 giornate. Il prezzo è sceso, quindi per questo, e potrebbe essere un'occasione, perché se non torna lui nessuno segna a Rosenborg. E infatti, se vedi le medie, Buono, l'L15 vecchio è molto alto. Attualmente l'L5 è zero perché è infortunato.
si sta riprendendo, ha saltato il precampionato, quello è vero, però guardate un Io po' le medie che sono. non so come trovarlo per il Vai su, prima nome. sul Rosenborg, vai prima sul Vai, Rosenborg, perché c'ha la sì. O, norvegese scandinava. Infatti, stavo cercando, me l'ho perso un attimo perché stavo cercando di me dall'altra parte. La O, scusa, la AE che si pronuncia se, gutturale, quindi. Un po', no. Con i giocatori norvegesi c'ho questo problema che c'hanno quelle allora nel roster. Quindi hanno problemi in attacco. Ultimamente sta rigiocando un po' Classing Ingason, però Ingason è un po' da tenere d'occhio perché non è che sia amatissimo da questo allenatore. E quindi spesso ti capita da titolare, la partita dopo va in tribuna. Gira molto l'attacco perché non ancora trovano una quadra. Ah, E fino a quando non rientra lui, c'hanno i guai. ok, quindi 12 euro dei voti pazzeschi. Il prezzo penso che sia per il motivo semplicemente che non sta giocando, perché infatti penso che se vado un po' più indietro, vabbè, più indietro è un po' sicuramente non veritiero per il calo dei prezzi, però Esatto, mamma mia. poi Rosenborg ha ceduto quasi tutti gli attaccanti, non ultimo Stefano Vecchia, che poi è andato purtroppo in Svezia, e quindi c'è solo lui. Hanno preso Jaden Nelson dall'America, però non sta performando bene, quindi costicchia pure troppo. Lui invece ad ora può essere un'opportunità perché il prezzo è bassino. E potrebbe tornare a segnare, è una delle sue caratteristiche, uno dei bomber del campionato. Il talento non si discute, tant'è che appunto, come vi dicevo, doveva venire in Italia al Cagliari. Poi i problemi fisici hanno contato pure in quel caso, Altrimenti sarebbe già qui. Poi Belze ti chiede cosa ne pensi di Sondre Johansen. Sondre dell'Oz, sì, pure lui è arrivato dal Motherwell, sì, esatto, però è infortunato, vedi, Sì, lui l'avevo visto. Beh, attualmente può essere un'occasione perché a questo prezzo, però dovrebbe scendere ancora un po' il cost, quindi di modo che possa essere schierato magari nelle capped. È ovvio che da capire, ha giochicchiato, poi si è fatto male, però. Però ha giocato nel periodo del Motherwell, il periodo in cui giocava male, cioè nel senso il Esatto. Motherwell le prendeva, eppure i suoi voti, tranne vabbè qua, Sì, non era. li ha Se ha buttati a giocato casa. bene in Scozia, in Norvegia sarà sicuramente un ottimo difensore. Ma mi sembra che il prezzo era stava un po' salendo. Però gioca in una squadra che è l'Odd, che è un po' particolare. È un po' particolare, però è una buona difesa. Prende gol, eh? È una squadra che prende l'Odd, vediamo No, un po'. non prende gol. È una squadra che fa pochi gol e prende pochi gol. Quello è il punto. Cioè, ha fatto due gol e ne ha subiti Esatto, due. esatto. Cioè, Quindi. Però lui è un difensore, quindi dovrebbe giovare zero secondo a zero, il compitino 0-0. Qua, questi sono i suoi due gol, quindi presumo che gli altri 0-0. me. Sì, anche adesso in classifica è fin troppo alto, La classifica è un po' bugiarda, adesso non date caso al fatto che sia settimo, a parte che ha una partita in più, ma è destinato un po' a scendere, lei dovrebbe lottare per la retrocessione, quindi non aspettatevi chissà che, però il fatto, insomma, che manchi ancora lui a quel prezzo, poi stiamo parlando davvero di un prezzo basso, quindi può essere una buona occasione, fatto bene, se l'hai Io ho preso bene. provato lui a prenderlo qualche giorno fa, provato a vedere, magari me lo lasciavano a di meno, no, l'ho buttato lì meno, a 1 euro, l'hanno rifiutata, effettivamente è un po' basso 1 euro, lui comunque il potenziale ce l'ha, io penso che già così sia al minimo, è Sì, difficile poi che possa le carte scendere ci qua. sono in vendita, te lo puoi già accaparrare già a questo prezzo, dai, a 1,54 euro.
Te lo tieni lì, appena torna lo puoi rischiare, secondo me, per l'estate è un difensore che ci può giocare. Questa addirittura c'ha visto 8%. 7% Satonio l'ha messo in vendita a 1,50, quindi. Sai che cosa ho notato di Satonio? Non so se ci hai fatto caso. È una cosa incredibile. Tu li metti tipo se io avessi un Johansen, lo piazzo a 0,008, ok? Lui Sì, ti lui te lo mette rimbalza. un po' di meno. Sì, deve essere Sì, sempre ci ho primo. avuto già a che fare con Satonia, ha pure parecchie aste, dove vai a mettere l'aste c'è già lui, come vedete, c'ha i bot lui sicuramente. Ma sì, c'è un bot che praticamente, non so se sei mai andato tipo sul market che ti aiuta su Rare Data, no? Dove ti dice il prezzo reale e il prezzo del floor. Quindi quando ci sta un giocatore che ha il prezzo troppo basso, lui te le abbassa e se le porta a casa. Alcuni Ah, giocatori non sì, mi ma interessano e lui quindi non li vende pure sotto prendo. il floor, lui vende pure sotto il floor, Ma quindi lui sì, è acquista uno. anche tanto sotto il floor. Lui acquista anche tantissimo sotto il floor. Cioè ho visto alcuni giocatori che non ho offerto per un discorso che magari non mi interessava, se no ti dovresti mettere a... E per me che smanetto tantissimo su Sorare dovrei acquistare in continuazione, dovrei acquistare. Ma lui lo vedi presente ovunque, lo vedi sempre Sì, ma presente. infatti io poi quando ho a che fare con lui spesso desisto pure io, lascio perdere, non ho voglia di. Però a volte trovi anche delle carte sue appunto per questo motivo, a prezzi sotto il floor, e cioè fai anche delle opportunità che magari puoi prendere. Insomma, è un po' la croce e delizia di Sorare. Loro sono quegli utenti che sono croce e delizia di Sorare, Ecco, a quindi a lui per volte non lo esempio trovano. lo potresti fregare in un'altra maniera, no? Immagina che tu hai un Johansen, ok? Io e te ci conosciamo. Dico, io voglio risparmiare qualcosa su Johansen. Dico, Pano, mi vai su Johansen e me lo metti più basso del floor di Satonio? Quello Satonio dopo, ma è proprio automatico, dopo neanche un minuto te lo rimette ancora più al basso. Io me lo vado a comprare e risparmio. Se gli fa... Oh Madonna. Ah, per fortuna io non sono così malato, non No, sono uno che sta dai, attento a sì. queste cose. Però sì, ci ho Oh. fatto caso pure io, è vero. Ma lo fa Poi io sempre. non sto là a vedere, insomma, almeno 0,02 di me. Io quando voglio un giocatore lo prendo. Se decido che il prezzo è quello, che Sì, sia ma questo 4, prezzo, 5, mo sto 6 euro, io me lo scherzando. prendo. Sì, infatti dice Belze che ci sta andando a perdere. Sì, ma perché lui alla fine non gli interessa, secondo me, a Esatto. Sadonio che sta andando a perdere quanto? Quando l'avrà pagato? Andiamo, vado a vedere, no? L'avrà pagato Vabbè, lui fa quasi tutte le aste, ma 2,49 euro, 0,013. Lui ci sta andando a perdere 0,0004. Per lui, a vabbè, ma lui non gli frega. se hai un bot e fai tutte le aste, è ovvio che poi per ogni carta, pure se guadagni poco, a volte qualcuno ci perdi poco, ma poi fai cash con altre. Cioè, voglio dire, alla fine ha sempre ragione lui, no? E poi Sì. non è lui, tra l'altro, se ha un bot è il bot, quindi lui Sì, infatti è controlla solo. automatico. No, ma infatti alla fine lo fa tutto in automatico, lo fa. Guarda qua, in ogni istante acquista, è sempre presente. E poi Ah sì, andiamo. esatto. Mi sono dilungato su Satonio. Ecco qua, questa è Best Bunnies. Ok, Questa è allora qua ci sono davvero delle da parlare. offerte, secondo me. Partiamo da Rune Jarsten, che è uno dei capitoli più lunghi che seguiamo da tantissimo tempo, perché lui ha una storia particolare. Attualmente lo trovate ancora con l'Hertha Berlino, perché? Allora, la sua storia parte un po' da qualche anno fa. Lui era il portiere titolare dell'Hertha Berlino 2 o 3 anni fa, titolare anche della Norvegia, nazionale norvegese. Poi è arrivato il Covid. Lui ha preso il Covid e il Covid gli ha portato delle complicanze davvero particolari. Hanno preso il miocardio, quindi è stato fuori tantissimo tempo. Nel frattempo, ovviamente, ha perso il posto sia in nazionale che nell'Hertha Berlino. Quando è rientrato, ha avuto nel mese di gennaio degli screzi con l'allenatore dei portieri e con Freddy Bobic, che era il DS dell'Hertha Berlino, che poi è stato allontanato anche lui. Nel frattempo,
Lui è tornato in Norvegia. Ha fatto causa all'Hertha Berlino e al DS dell'epoca, quindi attualmente in causa. Però il suo contratto scadeva a giugno e nel frattempo da gennaio ha iniziato ad allenarsi in Norvegia con la sua vecchia squadra che è proprio l'Odd, e vuole chiudere la carriera nel suo club. Ora, il problema è che le beghe legali non sono più per giugno, perché noi pensavamo, l'abbiamo preso a pochissimo prezzo, ovviamente, prezzo bassissimo. No, non è questa il panel, è quell'altro. Ah, ok, aspettami, scusami. Ok. E quindi credevamo che a giugno, al momento in cui il contratto con l'Hertha sarebbe espirato, almeno da giugno l'avremmo avuto. Il Io l'ho problema preso, è eh. che L'ho No, vai, preso. fai bene, perché comunque è slittato purtroppo ad agosto. Luglio-agosto è slittata la sentenza, quindi evidentemente fino ad allora non è possibile tesserarlo. Ovvio che c'è stato il ricorso, quindi magari le cose poi magari possono patteggiare, arrivare a un accordo prima, perché l'Hertha Berlino nel frattempo Bobic non c'è più. L'Hertha Berlino stesso è in causa con Bobic. Quindi l'Erta dovrebbe retrocedere, quindi secondo me si arriverà a giugno anche magari a un accordo, senza arrivare poi per Vediamo. tribunale. In quel caso ancora meglio per noi, perché giocherebbe già sin da subito, se Quindi tu no dici male proprio per fa. farlo giocare o per un discorso semplice di plusvalenza, anche per un con questione di gioco, no? No, Conviene tenerlo. allora lui vuole, vabbè, giocherà perché vuole chiudere la carriera lì in istituzione ad Odd, e quindi il problema dell'Odd è che, problema tra virgolette, ha un portiere giovane che è Wallstedt, che però non ha la card su Soler, Sì. che però deve vendere perché non sta messa benissimo a livello finanziario l'Odd, quindi riuscirebbe a tesserare Jarsten solo nel momento in cui riesce a vendere Wallstedt, pare, perché non potrebbe pagare lo stipendio a entrambi. Però Wallstedt dovrebbe essere ceduto quest'estate, perché già su di lui ci sono diversi club di Premier League. Nella partita scorsa che ha giocato con il Rosenborg c'erano degli osservatori del Leeds che lo hanno osservato, stavano seguendo anche dei giocatori del Ah, sì, Rosenborg, l'avevo però letta questa cosa. Certo che lì pure. soprattutto anche Wallstedt. E quindi quello che ho pensato io è che avverrà, probabilmente avverrà, che a giugno venderanno Wallstedt, Jarsten potrebbe trovare l'accordo e quindi svincolarsi automaticamente con l'Hertha Berlino senza arrivare al tribunale, e quindi tesserare Jarsten, e da giugno, fine giugno, giocare con Jarsten, e Wallstedt andrà da un'altra parte. Quindi attualmente un portiere così economico, che potrebbe essere un titolare tra qualche mese, non esiste, ma perlomeno anche prendere adesso lo si può comunque schierare negli allenamenti, ad esempio, oppure buttarlo come fantoccio a zero se in qualche cup 240, dove magari serve un portiere fantoccio e non volete gravare sul costo, il costo, e quindi può essere schierato in diversi modi ora, ma soprattutto potreste ritrovarvi, se siete pazienti, tra qualche mese, sicuramente non prima di agosto. Noi speriamo prima che possa essere giugno, Magari lo. di trovarsi con un portiere in più a un prezzo talmente basso che è difficile resistere, no? E Infatti, tipo, molto preso. posso chiedere una Un'altra cosa? cosa, No, no. sì. Tu che hai giocato l'anno scorso con la Norvegia, già con carte norvegesi? Ok, No, no. no, perché la mia curiosità era, no? Il campionato norvegese, essendo che partecipa alla Challenger Europa, Sì. quanti campionati ci rimarranno nella Challenger Europa d'estate? Cioè, nel senso, se uno. Esatto, è una buona occasione, perché a Norvegia rimarrà uno dei pochi campionati, forse non, se non l'unico, Ciao eh. Matteo, buonanotte. Se non l'unico, per quello molti stanno facendo uno stock Norvegia. Tra l'altro, Jarsten è considerato ancora dell'Hertha Berlino, quindi stanno uscendo ancora carte nuove, anche in Infatti l'ho presa asta. Esatto, all'asta, io l'ho presa all'asta a 2,60 euro. stanno oltre 2-3 in asta. E l'altra particolarità, che uno degli utenti, che forse l'utente più attivo e più affidabile sul campionato scandinavo e norvegese, Niemi,
seguito anche su Twitter perché lui, oppure lui è uno dei più attivi sul Discord Scandinavia, è lui che è quello che dà spesso le dritte Come si ma su su questo Twitter campionato. su Twitter? Sia su Twitter che sul gruppo Discord di Sorare ufficiale, alla pagina Scandinavia lo trovate. Si chiama Niemi, ma anche su Sorare lo sanno che si chiama Niemi. E se andate a vedere la sua gallery, guardate quanti Jarsten ha. Niemi, eccolo qua. Fatevi il conto di quanti ne ha comprati. Diciamo così. Aspetta che faccio, vado di qua, Forse dai. Vado ci di fai qua. prima su Sorare proprio, che c'ha lo stesso nome. Sì. Eccolo qua. Ah, pure lui si è comprato Bjorkan. Lui c'ha tutti, lui c'ha quasi tutti i giocatori del norvegese, anche perché lui sa le notizie prima, quindi se li prende a determinati prezzi Tu lo e poi sai. li rivende. Eccoli qua. Bah! Guarda No! quanti ne ha. No! Non ci credo! Quindi questo è un altro indizio, perché evidentemente sa di poter fare cassa, una bella cassa, a giugno o agosto, perlomeno quando sarà, quando inizierà a giocare, e quindi è un altro No! segnale. No! Quante ne Anche ha? rari, anche rara ce l'ha, ne ha diversi. Vabbè, no, lui è tedesco. Eccolo, bam. Incredibile. Quindi è un'altra di quelle, insomma, di quelle situazioni da tenere d'occhio. Questa è la sua situazione un po' complicata. È ovvio che è un vecchio portiere, però almeno un anno se lo farà perché vuole chiudere la carriera lì, Vado a a seguire. casa sua. Vado a seguire perché questi qua sono interessanti, questi profili da seguire. Anche se No, parlano lui. soltanto che ti metti a sfogliare le loro librerie, le loro gallerie, Esatto. parlano da sé, parlano da sé. Allora, Poi. andiamo avanti. Rosenborg, ho messo solo lui del Rosenborg perché praticamente è uno degli unici che forse vale la pena avere. Reitan, allora vado a prenderlo. Per il prezzo e per le medie che riesce ad avere. Titolarissimo, Salito negli ultimi giorni. anche nazionale. Capitano nazionale, oddio, il capitano è Hansen, però lui è uno dei veterani, insomma, ed è l'unico 19 anni. affidabile, secondo me, in difesa. E lui pure stampano ancora carte. Le stampano le Sì, carte. Guarda qua, perché ma Rosenborg è l'unica squadra che stampano carte, quindi i io prezzi comunque. pensavo che avesse le carte il Rosenborg, ma non che le stampasse. Ah, qui No, no, le sta Rosenborg stampando. è proprio ufficiale, è una squadra, un club che ha la licenza proprio di Sorare. Ok. Peccato è che sta performando male, perché sennò sarebbe una manna dal cielo. Sì, sta performando, anche se ultimamente comunque lui c'è una media 46 da cap, e comunque alla fine 52, 72, qua malino, 48. Sì, però considera che sta andando malissimo, quindi Sì. Cioè dovrebbe, cioè, qua ha preso 71, 71, 61 di all around. senza fare niente, esatto, senza niente. Sì. E quindi a questo prezzo trovate spesso le card in asta, quindi secondo me potete prenderlo anche un po' di meno. Secondo me, come vi dicevo, Rosenborg dovrebbe tornare perlomeno una posizione decente di classifica, avere una quadra o perlomeno trovarla questa quadra, e lui comunque ti dà affidabilità. E Ok, come poi. dicevamo, per la Challenger tutta l'estate potrebbe essere utile. Poi passiamo al centrocampo. Centrocampo c'è Christensen, anche lui, stesso discorso, ottime medie, prezzo allettante, più che allettante, ovviamente è un po' più costoso, però. Neanche 6 euro circa. Aspetta che lo metto. Però se guardi le medie, poi è
una delle poche carte, se non l'unica, dell'Haugesund. Quindi anche lui, le palle passano tutte dai suoi piedi. È uno dei giocatori migliori della squadra. La squadra è abbastanza modesta, però insomma, un giocatore titolare del centrocampo fa queste medie qua a questo prezzo. Si è alzato Stesso un po' il discorso. prezzo, ma sai, penso all'incirca 5-6 euro penso che potrebbero Esatto. accettare. Esatto, appunto per il discorso, diciamo, di farsi una squadra magari da stack per la challenger estiva. Riesce ad avere un prezzo decente, non andare sugli Olse per dirti, no? Come abbiamo visto prima, un Lundqvist che costa più del doppio, però ti riesce a mantenere una buona media anche da soglia. Ce l'ha anche Ruv, che poi l'ha rivenduto, il 56 l'ha rivenduto. È ovvio che lui paga il fatto che non è una grande società norvegese, una piccola squadretta, però può essere anche un vantaggio certe volte. Sì, perché Esatto. certe volte, solo perché giocano in 3.000 squadre, i prezzi già sono più alti, e lui comunque la sua E costanza ce l'ha. lui, vabbè, arriva dall'Alborg, quindi sarà titolare. Almeno sulla titolarità non ci sono dubbi, quindi non avete dubbi su di lui. E ti garantisce una media da soglia, senza fare chissà che, però fa buoni all around, e quindi sulla soglia potreste contarci tranquillamente. Poi andiamo velocemente all'attacco, ragazzi. Kasperog, anche lui è stato per me una grande occasione, perché anche lui è di ritorno, un attaccante di ritorno, quindi le medie sono bassissime, perché nell'Alborg non giocava più. Ha cambiato squadra, è andato proprio nello Stabæk, dicevamo, di Pettersson, e ovviamente, come vedi, da quando è arrivato, subito nelle ultime due gol, Ultime due partite, due gol, 60-60. sta iniziando a ingranare. È anche vero che il prezzo però è salito, secondo me, perché io l'ho preso sempre sui 2 euro, quindi per me all'epoca è stato comunque già un affare. Ma in questi casi tu che fai? Vendi o Io mantieni? lo mantengo perché, come dicevi tu, ci puoi giocare l'estate, puoi schierarlo in Challenger. Io magari ho già una formazione da schierare in Challenger per l'estate. Ciao, Il allora, calcolo. ciao Bert. Ciao Bert, benvenuto in chat. Allora, Christensen andrà a perdere il posto per Jastein o uno dei due cambiaria? No, ma lui non sta più all'Hertha Berlino, eh. Intendi questo? Balzo Non sei sorelle, visto. perché mi asti il Jurstein? Intanto tra poco Già c'è la guerra. Già c'è la guerra delle aste. già si ammazzano. Bene, vuol dire che anche Silenti, ma stanno ascoltando. Ok, E quindi quindi. Kasperog è ancora basso con le medie e quindi può solo migliorare. Lui l'attaccante, la punta dello Stabæk, sta iniziando a segnare perché nelle ultime due ha segnato e Sì, continuerà. una Poi bella Anderlecht, L15-39, perfetto pure per sì, una è cappella perfetto, e qui lo 20. schiero in 2P, io lo schiero ancora in 2,20 tranquillamente. Sì. E poi soprattutto, ragazzi, under 23 fino al 2025, Infatti c'ha 22 anni. quindi schierabile ancora in under 23, può solo migliorare. Lo Stabæk è una di quelle piccole società perfette per lui per crescere, per giocare. Non avrà concorrenza e quindi come attaccante è ottimo, anche se effettivamente il prezzo è salito, Sì, ma magari però. alcune volte sale pure prima della. Sai, lui comunque giocherà sto weekend. Quindi magari la Sì, esatto. gente già stanno diminuendo le carte. Bisogna considerare il fatto del buy or play. Perché magari la gente già lo sta cominciando a schierare, quindi ci sta un po' di meno. Perché se vedi il prezzo, più o meno sì, dai, più o meno 12 euro circa, sì.
Tra i 10 e i Sì. 12 euro comunque, dai, si può Sì, le portare a carte casa. vecchie sui 12 euro, carta nuova già sì, già un po' di più. Ma l'hanno vendute subito una un minuto fa, questa era buona, 14 euro, 7 e mezzo di XP, Cioè, non se lo sono fatto scappare. ma 14, questo è andato a comprare da Swap 120 e ci stanno qua. Questo per esempio c'è 6,5. 11,93 euro da pagarlo, praticamente circa 2 euro in più per 1% in più. Evidentemente c'è una strategia sua che gli serviva pure quell'1% in più. Ovviamente che le carte sono sempre poche, quindi dovete sempre tenere d'occhio il mercato. In questo caso non c'è, le carte nuove all'asta non ci sono quest'anno. Addirittura questo player che si chiama Borbu Chigno ne ha comprate 4 giorni fa, ne ha comprate una, due, tre, quattro, cinque, sei, una dopo l'altra. Ma infatti ne sono andate via un bel po', appunto quando è tornato, ha iniziato a giocare e poi soprattutto ha iniziato a segnare. Adesso nel mercato ce ne stanno poche, perché ovviamente se togli dalla vendita, guarda quanta ce ne stanno, 240, se metti la vendita solo 10-11. No, infatti, Perché e domani ce ne saranno ancora di meno. sì, esatto. E poi l'ultimo. Mentre l'ultimo, anche lui è interessante, che è Bursting. Lui è salito tantissimo ultimamente, anche il prezzo, anche perché il Bran sta facendo davvero un bel campionato, è una neopromossa, però sta stupendo un po' tutti. E ovviamente già iniziato a segnare, e secondo me potrebbe essere una delle sorprese, il Bran sia del campionato e lui davanti. Il cost non è proprio bassissimo, però siamo sui livelli delle medie di soglia, quindi è l'attaccante del Bran. A 8 euro 80. Cioè Esatto. qua addirittura ce ne sono solo due in vendita. Due. Questa è l'unica pecca, sì, è questa, perché stesso discorso, se ne sono Media accaparrato. 44, ottima media 44. Lo sono accaparrato e non usciranno, penso, quelle nuove neanche su di lui, e quindi è ovvio che è stato un affare per chi ce l'ha. Perché se togli dalla vendita ce ne sono 180 di carte, ma in vendita solo due. Già il terzo è il terzo che becco che compra Daniel Abraham. Cioè, sembra che sta formazione già, forse tre, si sta preparando Daniel, un altro ragazzo della community, si sta preparando pure lui per la Norvegia, Per la probabilmente. Challenger, perché l'hai detto tu, insomma, l'inghippo qual è? Che a breve non ci saranno più i campionati di Challenger, quindi Oh. ci sarà una lotta tra chi avrà le carte norvegesi per un bel po' di tempo di Game Week, Quando finirà il campionato belga a meno che non ci e faccia delle scozzese? sorprese sorelle, C'è? Tra, che magari decide di non mettere la Challenger perché non ci sono ah, in carte, quel là senso. invece. E Penso quindi a. niente, tra i più economici sono questi, ragazzi. Poi, se volete continuare a vedere la watch list, là ci trovate tutti i giocatori che ci sono del campionato norvegese, e vi regolate pure voi. Poi è molto comodo, soprattutto andare a filtrare, no? Io poi filtro spesso tra i cambi di prezzo, no? E quindi puoi andare a vedere, ci sono anche altri giocatori ottimi da tenere d'occhio. Ad esempio, come stavamo vedendo prima, Atanga dell'Alesund. L'Alesund, ultimo in classifica, ha appena esonerato l'allenatore. E quindi lui, che non stava giochicchiando, lui arriva dal campionato americano da Cincinnati, è arrivato da poco, ovviamente si deve ancora ambientare, economicissimo. E potrebbe regalare soddisfazioni, anche perché guardate quanto è basso il cost. Quindi si spera che con il nuovo allenatore lui possa prendere la titolarità e iniziare a segnare. È ancora under 23 per un altro anno, è un 2000. Discorso c'è poco.
No, c'è poco, quindi non l'ho voluto mettere lì tra nell'alt panel appunto per questo motivo, però Però tenetelo è giovane, c'ha 22 anni, cioè nel d'occhio. senso qua. Esatto, è appena arrivato, quindi non conosce nemmeno la lingua, il campionato, il clima, il tempo di ambientarsi, secondo me potrebbe essere molto interessante. Mentre tra gli altri giocatori che non ho messo, segnalerei il ritorno di Birkir Bjarnason, qualcuno lo ricorderà anche la Sampdoria, Pescara, è Birkin. tornato ai Viking. Attualmente non sta giocando perché è stato infortunato, viene da un infortunio, anche lui molto economico, Dove gioca? islandese, nel Viking. Costa talmente poco che magari potrebbe essere un'occasione. No, non l'ho trovato. Allora. Vale. Scrivi Viking con la K. Viking, Viking. vai sulla squadra. Aspetta che forse non vorrei che c'è qualche. Ah, Viking. Ok, Viking. Viking, come Vikingo, Ah, sì. sì, ok. Eccolo qua, l'abbiamo fatta. Eccolo qua, È dicevi? l'unica carta che c'ha il Viking perché appunto è arrivato lui dal mercato alla Turchia, però dovrebbe rientrare a breve. Guarda l'ultima partita, 7-3 ha fatto. Mamma mia. Quindi potrebbe trovare posto nel campionato pure lui nel centrocampo. Vuole pure lui a fine carriera, vuole chiudere la carriera qui nel Viking prima di tornare magari in Islanda. E 67 potrebbe essere interessante centesimi. anche perché parliamo proprio di 60 centesimi. Sì, 68 centesimi. Cioè, addirittura questo ha pagato 33 centesimi. Esatto. Poi vi volevo segnalare dal Vålerenga. Il Vålerenga c'ha qualche giocatore interessante. Il Vålerenga è una di quelle squadre che deve tornare ai suoi livelli, che sta troppo basso. E ha un difensore. Due Ah. difensori, uno ex Salernitana, Strandberg, Sì. che comunque è economico. Che bella media che c'ha. Sta Sì, poi è giocando ancora bene. nazionale, gioca pure in nazionale. Addirittura pure in Ma nazionale, soprattutto, pure bene, guarda qua. esatto, ma soprattutto il terzino, che è Vegard Hedenstad. Costicchia, però forse può valerne la pena perché fa delle buone medie, eh? Dei buoni all around. Oh, Riesce ad andare. sì, che bevuti. Qua ha perso 4-3, Però verso più la 60. scorsa stagione, perché questa stagione è un po' cincischiato ancora, perché Vålerenga sta gioca male, però pure se perde comunque fa buone medie, eh? È un terzino che spinge molto e quindi può essere interessante. È ovvio che il prezzo magari potrebbe allontanare, non è economicissimo, per quello non ho voluto metterlo. Chi è? No, parlavo proprio di Hedenstad, mentre un altro interessante secondo me per il futuro, parte vabbè, sempre Rosenborg, se vogliamo seguirlo. Sì. Interessante, sia Adrian Pereira, però che quelli della nostra community lo conoscono perché è molto economico. Lui tira punizioni, calcio d'angolo. L'unica cosa è che è sempre in ballottaggio con un altro giocatore, con un Lui altro giocatore sulla sinistra, quindi si alterna con Tangsed. Però costa talmente poco che quando è titolare potrebbe essere interessante. Mentre difesa Rosenborg, io direi che attualmente sta giocando Borchejt, che è un mediano, ma sta giocando difensore. Potreste considerare Samuel Rogers, però l'americano, pure lui tante medie, solo che il prezzo secondo me è un po' altino, però le medie lo giustificano. 13 euro, 6,53, 56.
Sì, lui addirittura fece una tripletta la scorsa stagione, quindi. Cioè, beh, che voti, tutti qua, beh, è andato pure a segno, ma Sì, sta tantissimo la pagando causa. pure lui il fatto che Rosenborg gioca male ultimamente, non performa, quindi. Mentre tra i giovani da seguire, oltre Tanguyk, ragazzi, il portiere del Rosenborg riserva, c'è questo giovane che sta iniziando a giocare, si chiama Marius Broholm, Ma di sempre di cui Rosenborg? sempre del Rosenborg, sta iniziando, è due giovanissimo, 2005. Però sta iniziando a fare le prime presenze e so che ci puntano molto questa stagione. E non, magari non la prima parte, ma seguitelo secondo me da quest'estate in poi perché potrebbe iniziare a fare dei 22 euro voti 50, cioè interessanti, 18 anche se il anni. prezzo è comunque fuorviante. Non vedete quello di Solare Data perché ovviamente già se lo sono accaparrato e molti chi lo vende lo vende caro. Cioè, praticamente questo da 2 giorni fa è schizzato alle stelle, cioè in queste ore praticamente, probabilmente perché giocherà a titolare. Perché praticamente può rubare il posto, attualmente ha difficoltà in attacco il Rosenborg, e quindi siccome stava giocando con 4-3-3, lui veniva schierato davanti spesso. È uno di quei giocatori che ha le carte in asta e quindi potete seguirlo e il prezzo potete prenderlo anche a un buon prezzo. Attualmente sono già due carte in asta per dire. Magari all'asta, se uno si butta su questa, magari riesce a prenderlo a molto di meno. Magari Sì, qua, seguitelo. Non dico di cioè prenderlo magari non ci sono subito perché tantissime c'ha carte. 18 anni, quindi è un 2005, quindi c'ha ancora da crescere. Però inizierà a fare le prime presenze quest'anno, lo sta già facendo. Quindi come investimento futuro, continuate a seguirlo, magari se lo trovate a una buona asta, a un buon prezzo, può essere interessante. Comunque ci sono un sacco di giocatori interessanti pure qua in Norvegia. Sì, Infatti pure. ci tenevo tantissimo a fare sta chiacchierata con te della Norvegia, perché chi altro se non tu potevi darci un quadro completo. Infatti ci hai sparato una valanga di giocatori, Sì, addirittura ma sei infatti partito con la botte. poi con calma andatevelo a vedere la watchlist, seguiteli piano piano, seguite l'andamento, fatevi due filtri, poi faccio il filtro del prezzo per mediare un po', per vedere se ci sono delle occasioni. E per il resto lo stesso discorso dicevi tu, attenzione alla Challenger perché potrebbe essere davvero interessante schierare questi giocatori. E se li vedete appunto che stanno andando via come il pane all'asta, appunto per questo motivo. Perché Che ci sta. fine campionati della Challenger rimarrebbe solo la Norvegia. Io sconsiglio ovviamente magari di lanciarsi adesso, perché a ridosso della Game Week, per esempio su un Marius che abbiamo qua la schermata, magari è uscita la notizia che gioca titolare, il prezzo sale. Magari a termine Game Week, verso mercoledì, ormai bisogna adattarsi a come varia Soreira, verso mercoledì, forse giovedì. Metti che la settimana prossima non dovesse giocare titolare, il prezzo riscende, magari ve lo No, potete riscenderà vedere. perché tornerà Seter e quindi Quindi già magari avrà non meno scontate possibilità. subito. Sia. Comunque c'è Ingason, comunque devono valorizzare perché sennò sarebbe un peccato. Però lui sta là, piace molto all'allenatore attuale, sta facendo giocare alcuni giovani, tra cui lui. È ovvio che attualmente non vedete le medie, raga, parliamo del 2005. Però lui è uno di quei prospetti che potrebbe poi far cassa a Rosenborg per il prossimo anno e ci rifà la squadra, per dirti. Ovviamente gli indiziati sono Seter e Carlo Olse a partire, però la prossima nidiata ci sarà anche lui. Allora, una cosa. Allora, ragazzi, io vi metto qua i Telegram. Sia io che Panoschi abbiamo due gruppi Telegram dove ci trovate entrambi da tutte e due le parti. E quindi, se ci volete trovare, chiedere altre informazioni in aggiunta, eccetera, eccetera, ci trovate su questi gruppi, entrate e ci trovate lì per qualsiasi cosa. Sono pieni di ragazzi che stanno lì e che condividono la stessa passione che abbiamo noi. Quindi vi aspettiamo.
Sì, siamo sempre presenti, quindi vi accogliamo tranquillamente. Sì. Volevo rispondere a Matteo, che ci chiede se il campionato norvegese gioca tutta l'estate. Allora, la risposta è sì, ci sarà solo una piccola pausa, 2 settimane, no? 2 o 3 settimane a giugno, poi riparte comunque all'altra metà di giugno e prosegue Forse è fine più agosto. costante. Forse è più costante Sì. perché mi sa che l'MS addirittura ne fa 2 di pause, mentre il norvegese è una solo, se non ricordo Sì, male. l'MLS c'ha pure le competizioni con la nazionale, insomma sì, farà una pausa più lunga, penso. Mentre da metà giugno in poi, fine giugno in poi, le Elite Series si farà tutte le Game Week. Ok. E altri campionati che giocano, ci sta, vabbè, la J-League, la K-League, quella cinese in Asia. L'argentino però a luglio si stoppa. Il brasiliano forse gioca un po' di più, c'era la Il schermata brasiliano che che gioca tutto, il brasiliano gioca tutto, non si ferma mai. avevo condiviso pure io sta cosa. Comunque un attimo che lo vedo, se lo ritrovo. Se vai sul roditore lo trovi. Trova Eccolo. roditore, eccolo qua, esatto. Ho messo una bellissima Ok. tabella. Lo rimetto qui. Ok, così risale su questa tabella che ha fatto Rodent Soreir, è fantastica, cioè comodissima. Superliga, praticamente Argentina si ferma 5 settimane tra luglio e agosto. Cinese, vabbè, cinese fa una sosta di 5 settimane. La K League, che io gioco a bomba, fa 2 soste. Poi il campionato norvegese, ecco, fa la sosta adesso a maggio e poi 3 settimane. Poi per il resto questi qua non giocano e il brasiliano è l'unico che fa tutto praticamente. Esatto. Poi canadese, boh, che, no, peruviano, peruviano probabili. Sì, Ok. poi vabbè, poi c'è l'aspetto che vuole aspettare, ma già come vedi, già da fine luglio ripartono già l'Austria con la Bundesliga, la Zweite, quindi no, alla fine non è che bisogna aspettare tantissimo, No, dai. no. Quindi pure questa voglia per forza di giocare l'estate, sì, non, insomma, però non, senza fretta, sì, magari qualche squadra a schierare, sì, però non è che dovete vendere tutte le carte adesso perché stanno finendo i campionati e No, perché poi vendere passare adesso poi all'MLS. è vendere adesso sarebbe andare in perdita. Poi vabbè, No, ognuno fa il suo ma strategico infatti di io non contatto. metto nessuno in vendita, non ho intenzione di vendere nessuno Il top praticamente, aspetto. sarebbe, secondo me, crearsi un roster. Sono due, secondo me, le opzioni. Chi è nuovo, secondo me, si deve lanciare sulle pro e mantenersi su, studiarsi le semi-pro e quant'altro. Mentre chi è già sta più tempo, arrivare piano piano a farsi, non a vendere tutto adesso che non conviene, che dove ci perdi per acquistare ciò, quelli che giocano. E poi riacquistare e vendere, se no è Esatto. una politica a perdere sempre. No, io E poi lo dico sempre, adesso pure nei miei gruppi, lo dico sempre, il Sorare è un gioco di pazienza. sì, ma poi dopo Come ti dicevo. con il tempo tutti ci ritroviamo con, ad esempio, se uno adesso compra 2-3K una squadra norvegese, l'anno prossimo te la ritrovi. Magari Esatto. poi dopo bisogna prepararsi prima dell'inizio dei campionati, ti Io compri giocatori. i norvegesi, come ti dicevo, li ho comprati 3-4 mesi fa. Adesso Sì, sto adesso ne stiamo iniziando. parlando, però ovviamente magari 3-4 mesi fa era il top acquistarli. Sicuramente quest'estate, se devi acquistare qualcuno, deve acquistare qualcosa, io andrò e mi concentrerò sui campionati che non giocano. Faccio Esatto. sempre gioco al contrario. Infatti stavo pensando di vedere un po' di qualche strategia, penso di farmi magari un blocco di qualche squadra di qualche campionato che non gioca, vedere un po' su Celtic Rangers per capire più, anche se non lo so quanto costano, però vedere quanto Sì. Beh, costerebbe quest'estate. molti, è vero, molti ce lo chiedono sempre se adesso conviene, però poi bisogna sempre capire perché poi finiscono i campionati, poi parte il mercato a giugno.
E là poi ci sono le vere occasioni, perché poi anche nel norvegese l'ho fatta a gennaio con il mercato. Ho visto che Ramon Langhvist vuole ceduto, quindi l'ho preso a 2 euro. Quello ceduto l'ho preso. Poi bisogna pure capire se giocherà o meno. È rischioso, è ovvio. Certo. Però già sai, già le notizie di mercato adesso già ci sono adesso. Figuriamoci quest'estate. E lì poi E bisogna essere bravi, quest'estate saremo capito? inondati di miliardi di notizie. Poi, ovviamente, noi facciamo i nostri studi, ci pensiamo, ci ragioniamo, ma il mercato è Sì, imprevedibile. già le ufficialità già iniziano ad esserci. Ad esempio, Lars Stindl che andrà a Karlsruhe dal Borussia Mönchengladbach è già ufficiale. Karlsruhe ha già presentato la maglia. L'anno prossimo farà la Zweite Liga. È ovvio che è un'occasione. E adesso, infatti, sta andando a ruba. Ma Stindl già è troppo tardi adesso. è già Infatti. troppo tardi, sì, perché il prezzo è schizzato al momento in cui c'è stata la notizia che non rinnovava. Però in questo momento ci saranno diverse notizie di giocatori che non rinnovano, giocatori che decidono di andare via, al portieri. Io nel mio articolo ci sono anche alcuni portieri che hanno già dichiarato che andranno via a zero a fine stagione, quindi non si sa ancora dove andrà, magari, però sappiamo che andranno nelle squadre e magari giocheranno. Quindi è tutto, insomma, le informazioni sono l'oro di Soler. Chi ha le informazioni, chi ce l'ha prima è avvantaggiato. Quindi il nostro lavoro è fare proprio quello, andiamo a cercare le notizie, le andiamo a confrontare, gruppi di chi ha la notizia migliore la condivide, la andiamo a rubare, rubiamo piccole informazioni dove possiamo e poi ognuno in base ai suoi budget, le sue strategie. Utilizza queste informazioni in una maniera che migliore in cui crede, no? Certo. Poi controlliamo le retrocessioni, bisogna aspettare le retrocessioni, playoff, i playout, quindi ancora tutto adesso è proprio il periodo peggiore. Adesso è il periodo da osservare, da tenere d'occhio, solo se c'è davvero un'occasione da prendere al volo, allora è già diverso. Però adesso è adesso che si costruiscono le formazioni per la prossima stagione, da adesso in poi. Magari tra qualche mese facciamo finire i campionati, vediamo come va a finire, vediamo le retrocesse, soprattutto che se cambieranno la formazione. Quindi Sì, cioè, si adesso è smembrano le squadre formazione. retrocesse, giocatori che scappano via, giocatori che arrivano. Bisogna stare attenti, bisogna studiare e vedere lì l'andamento. Ah, mi stava facendo ridere Belze, dice che c'è l'IBE 95 e qui in live si sta comprando tutti i flow del giocatore Kanyemi. È andato a sbaleggiare Niemi subito. Va bene, dai. No. Allora, io ti ringrazio, No, penso che possiamo passare grazie a te di saluti. avermi È invitato. stato Sono veramente un stato piacere. anche È per una me. vita che volevamo fare sta live, finalmente siamo Esatto. riusciti, ne è valsa la pena, è stata una serata Prossimamente ti bellissima. rivoglio ospite da me, però, mo appena Volentieri, riusciamo, volentieri. Appena così vi riusciamo, racconto un po'. sai, io di sera, volentieri, Ah, quando vabbè, ti ma ci capita. sarà te. Dai, ci abbiamo l'estate, tutta l'estate, Estate ci quindi. sarà da parlare un macello, Fin soprattutto col troppo, vecchio. forse. Andate Sì. fermi, fin troppo da parlare, quindi avremo modo, dai. No, siamo due Quindi ti chiacchieroni. ringrazio. Siamo due chiacchieroni che ci piace tanto parlare, ci piace tanto Quanto confrontarci, abbiamo quindi. fatto? 4 o 3 ore di live abbiamo fatto. Infatti si è fatta l'una. Le comunque, legende scrappate per farla l'una, è esatto. stato veramente un piacere enorme, veramente. Quando io adesso mi finisco di vedere Racing Flamengo, perché Ah, tu la tua sto serata continua, no? Io vado a dormire la mattina, Libertadores. c'ho la sveglia alle 6 che vado al lavoro, quindi. Ah, no, io la mattina posso dormire, tra virgolette, mi alzo pure, però posso fare più tardi, vado al lavoro dalle 5 fino in poi, quindi. Ah, ok. Va bene. Io ancora grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a chi vi ha seguito, Grazie. ragazzi, siete degli eroi fino a quest'ora. Sì. Grazie Sì, grazie, grazie alla mia Robby. community, mi raccomando, ragazzi, seguite questo ragazzo perché ce la sta mettendo tutta e sta già crescendo in poco tempo, quindi stai facendo un ottimo lavoro, quindi continua così. Grazie, grazie mille. E vi ricordo che Panoschi ha anche un canale Twitch dove stream. Chi stava sul mio canale che non sapeva di Panoschi è andato a cercare su Twitch.
anche lui fa molte live, sta anche su YouTube, dove mette... E su YouTube c'ho la rubrica 5-4 Bunnies, trovate 5 giocatori, migliore rapporto qualità-prezzo di diversi campionati, ho fatto già Russia, Brasile, Norvegia, due parti sulle MLE, insomma trovate un po' di tutto, e uscirà quello sull'Argentina nei prossimi giorni. Sì, stavo andando a riprendere. È bello veloce, ma nemmeno 10 minuti, l'ho fatto bello snello, quindi. Allora. È sempre Sorare Forma, basta scrivere Sorare 4 Bannis su YouTube e lo trovate. Sì, volevo vedere se trovavo, però non lo trovo, non riesco a condividerlo. Vabbè, comunque andate su Twitch per il discorso su Twitch ci sono Panofsky, mi trovi come Panofsky. Sì, su Twitch e su Twitter invece trovate come Sorare 4 Bunnies, sì. E eccolo qua, Twitter, Panofsky, Sorare 4 Bunnies, dove trovate il discorso che abbiamo fatto inizio live per chi se l'è perso del... Sì, ragazzi. Di Web3. Avete fino al 7 maggio per cercare di entrare tra i primi 20 e partecipare alla prima Royal Rumble su Sorare. Ci divertiamo un po' con la Royal Rumble, proviamo un po' questa modalità. Dateci dentro, ma non troppo, perché sono 15°, non mi buttate fuori.